Allora, ritorniamo alla seconda parte, cioè alla parte dell'arrivo a Donna Fugata. Abbiamo visto Calogero Sedara, cosa sta divertendo, quali sono, come cambiano i rapporti di potere col principe di Salina, e che appunto il principe di Salina, una volta arrivato, invita i notabili del paese a cena. Cosa succede? Calogero Sedara, una cosa che non vi ho detto, è che era molto tirchio. Quindi una delle ragioni per cui era riuscito a costruire tutta questa fortuna a partire da pochissimo era proprio questa caratteristica. Il fatto quindi che era, non si vestiva bene, non aveva l'educazione che invece avevano i Salina. E poi cosa succede? Che quella sera si presenta a cena in frac. E quindi c'è questo ragazzo, Francesco Paolo, che abbiamo già visto, quello appassionato di cavalli, che dice: papà, Don Calogero sta salendo le scale, è in frac. E quindi c'è questo momento in cui loro ridono di lui, perché tra l'altro questo frac non è un frac elegante, ma è un po' raffazzonato, una cosa che lui si è fatta fare da un sarto di Agrigento, cercando di risparmiare, quindi è una cosa che lo rende anche molto ridicolo. Infatti il principe di Salina, sapendo questa cosa, mentre Tancredi comincia a valutare l'importanza della notizia un secondo prima degli altri, e quindi comincia a domandarsi perché sia arrivato in frac e come sia, il principe di Salina invece cade in uno sconforto. Il suo sconforto, pagina 90, secondo capoverso, il suo sconforto fu grande e durava ancora mentre meccanicamente si avanzava verso la porta per ricevere l'ospite. Quando lo vide però, le sue pene furono alquanto alleviate. Perfettamente adeguato quale manifestazione politica, si poteva però affermare che, come riuscita sartoriale, il frac di Don Calogero era una catastrofe. Il panno era finissimo, il modello recente, ma il taglio era semplicemente mostruoso. Il verbo londinese si era assai malamente incarnato in un artigiano girgentano cui la tenace avarizia di Don Calogero si era rivolta. Le punte delle due falde si ergevano verso il cielo in muta supplica. Il vasto colletto era informe e, per quanto doloroso e necessario dirlo, i piedi del sindaco erano calzati da stivaletti abbottonati. Quindi c'è sempre questa, come abbiamo visto già altre volte, cioè questo senso di minaccia dall'esterno, cioè Don Calogero che si veste in questo modo, però poi dall'altra parte in realtà non riesce a raggiungere l'eleganza del principe, perché non ha quella formazione, non ha quell'educazione. Comunque rimane qualcuno che cerca di arrampicarsi e non qualcuno che invece sta in vetta per nascita. Il fatto però che appunto arriva Angelica, cioè che cosa, poi si capirà, lo vedremo tra un momento, Don Calogero aveva questa moglie che però non faceva vedere a nessuno, teneva segregata e non si riusciva a capire perché. C'era stato Ciccio Tumeo che l'aveva vista di notte, perché una mattina era andato a spiarla perché le andava alla messa delle 5 e aveva visto che era bellissima, ma in realtà non era questa la ragione per cui la teneva nascosta, ma il fatto che era praticamente un animale. Viene definito diverse volte, due o tre volte viene definita un animale, cioè non aveva educazione, quasi stentava a parlare, aveva delle maniere veramente quasi da animale, quindi lui non poteva presentarla a nessuno perché questa moglie era bellissima ma era completamente impresentabile. E poi vedremo anche, era la figlia di quel famoso Peppe Merda che abbiamo visto all'inizio. Da Angelica però no. Angelica lui la fa studiare a Firenze, è una ragazza, anche lei bellissima, e quindi ha tutto un altro tipo di educazione. Perché la fa studiare? Perché anche quello è un investimento. Non lo fa per amore della figlia, lo fa appunto come ha investito in tanti altri feudi. Quindi ha investito nella sua educazione, ha investito nei suoi modi, ha investito negli abiti, per cui a differenza del padre Angelica si presenta con un vestito ben fatto, perché appunto deve essere un investimento che deve fruttare, deve aiutarlo ad andare a raggiungere un ceto sociale superiore, è proprio il suo strumento. Quindi non lo fa, di nuovo, come il principe di Salina non considera le figlie come degli esseri umani che possono scegliere liberamente, ma come proprietà. Allo stesso modo Calogero Sedara considera sua figlia una proprietà che come tale gli deve fruttare, e gli deve fruttare attraverso il matrimonio. Quindi tutta l'educazione che lui le permette di fare ha esclusivamente questo scopo, e lei lo sa, e del resto Angelica non vuole di più,
È questo che vuole presentarsi a loro mostrandosi per quella che è, con le maniere che ha imparato e quindi cercando di fare un matrimonio riuscito. Non vuole altro. Ha, come abbiamo visto, delle possibilità diverse rispetto a quelle di Stella, cioè alla moglie del principe di Salina, però comunque rimane all'interno di questo schema, non lo vuole superare. E tra l'altro, se all'inizio sembra che lei sia innamorata di Tancredi, nel corso del tempo, quindi all'inizio, Tomasi Lampedusa fa quest'altra cosa, cioè illude il lettore che quello che gli sta presentando sia una storia d'amore. In realtà non lo è, perché anche se sono giovanissimi, Tancredi e Angelica si stanno unendo tutti e due per convenienza. Lei perché non ha un titolo nobiliare, quindi lei non può accedere a un certo ambiente, ha bisogno del nobile. Lui perché non ha soldi, quindi lui ha bisogno di fare un matrimonio con una persona molto ricca. E anche se si piacciono, in realtà, e vedremo che ci sono delle bellissime scene in cui si vede questo corteggiamento, ma anche se si piacciono in realtà non si amano veramente. Qui c'è un'idea dell'amore molto triste, nel senso che quello che dice il principe di Salina, ricordando quando aveva sposato la moglie Stella, che il matrimonio è un anno di grande passione e poi 30 anni invece di tristezza. Qui non c'è di nuovo una coppia realmente innamorata. Cioè nessuna delle persone lì è realmente innamorata. Vedremo un altro matrimonio riparatore, in cui anche lì c'è una convenienza. E anche questo non è visto, come si potrebbe vedere di nuovo in Pirandello, cioè non lo dovete vedere come le cose sono così e non possono cambiare, ma come le cose sono così e quindi dobbiamo cercare di capire se esiste un altro modo. C'è un altro modo di vivere. Quindi non ci prende in giro dicendo che quello che tra Tancredi e Angelica è un matrimonio d'amore. Ce lo dice che da parte di tutti e due è un matrimonio di convenienza. Però quello che suggerisce è comunque sempre una porta verso il futuro. Cioè si era passati dal matrimonio di convenienza tra nobili e quindi tra famiglie che si univano, tra cugini che si univano per non far disperdere il matrimonio, al matrimonio di convenienza tra, per esempio, nobili e persone non nobili ma molto ricche. La possibilità successiva è che ci si scelga liberamente. Quindi anche lì non sta dicendo che se le cose stanno così devono rimanere così, ma sta dicendo che le cose possono cambiare. C'è questo incontro, e questo incontro fa molto arrabbiare Concetta, perché l'abbiamo visto in quella scena in cui il principe di Salina si mostra involontariamente nudo davanti a padre Pirrone gli dice che la figlia Concetta è innamorata di Tancredi e che ha il sospetto che Tancredi voglia sposarla. Però proprio quella sera arriva Angelica e Angelica distrugge il gioco, nel senso che Angelica colpisce Tancredi capisce che attraverso di lei può avere quello che non ha, cioè i soldi, e quindi lascia perdere Concetta. E lo fa tra l'altro con già durante la cena. Quindi anche qui ci sono delle descrizioni sulla cena molto divertenti, per come vengono descritti anche i cibi. Lo fa già durante la cena perché, guarda caso, Tancredi si siede al centro tra Concetta e Angelica. Gli altri mangiavano senza pensare, pagina 94, gli altri mangiavano senza pensare a nulla e non sapevano che il cibo sembrava loro tanto squisito, anche perché un'aura sensuale era penetrata nella casa. E quindi c'era la sensazione per tutti che l'arrivo di questa ragazza avesse portato qualcosa di diverso, quindi quest'aura sensuale. E quest'aura sensuale non ha solo a che fare con la bellezza di Angelica, con il desiderio di Tancredi nei confronti di Angelica, anche del principe nei confronti di Angelica, perché il principe è molto attratto da lei. Infatti quello a cui facevo riferimento, cioè il canzoniere di Casa Salina della fine, ha a che fare con un capitolo che Tomasi Lampedusa aveva solo immaginato, non aveva mai scritto. Ma era un capitolo in cui Angelica, che poi appunto tradirà spesso Tancredi, però questa cosa viene solo accennata, Angelica sta per incontrare un amante all'Hotel de Palme di Palermo e lui la sorprende prima per evitare lo scandalo, ma la sorprende prima perché è innamorato di lei. Quindi se voi avete visto la scena del ballo,
tra Claudia Cardinale e Bart Lancaster, mi sembra, in quella scena si capisce che c'è un'attrazione tra i due, che lei lo chiama zione, però comunque Tancredi, cioè Alain Delon, rimane come dire, geloso di questa cosa, però non si dà seguito a questo. Invece nel capitolo Tomasi Lampedusa aveva però solo immaginato, invece questa cosa diventava più chiara, perché c'erano anche delle poesie che il principe scriveva ad Angelica. Ma quest'aura sensuale non ha solo a che fare con il desiderio, ha a che fare di nuovo con il denaro. Cioè ha a che fare sempre con questa rapacità. Perché che cosa si è insinuato in casa Salina? Si è insinuato una rapacità che prima non c'era. Perché prima il principe di Salina signoreggiava, perché prima esistevano i nobili. I nobili avevano i soldi, adesso i nobili hanno il titolo e i soldi ce li ha qualcun altro. E quindi entra un tipo di mentalità che non c'era, qui viene detto chiaramente in occasione del ballo, che appunto vedremo tra un po', cioè entra una mentalità che è quella del matrimonio per soldi, che non esisteva, e Tancredi è il pioniere di questo. Quindi vedendo quello che ha fatto Tancredi, poi altri lo imiteranno, perché quasi tutte le casate nobiliari stavano decadendo e quindi avevano bisogno di questi nuovi ricchi. Che cosa succede a Concetta? Che tutti erano tranquilli e contenti, tutti tranne Concetta. Essa aveva sì abbracciato e baciato Angelica, aveva anche respinto il lei che quella le dava e preteso il tu della loro infanzia, ma lì, sotto il corpetto azzurro pallido, il cuore le veniva attanagliato. In lei si ridestava il violento sangue Salina. Vi dicevo appunto, gli Uzeda dei Viceré hanno un sangue marcio, invece i Salina hanno questo sangue violento, che è quello dell'ira contenuta del principe di Salina, che tra i figli però ha ereditato solo Concetta. E sotto la fronte liscia si urdivano fantasie di benefici. Tancredi sedeva fra lei e Angelica e con la compiutezza puntigliosa di chi si sente in colpa divideva equamente sguardi, complimenti e facezie fra le sue due vicine. Ma Concetta sentiva, animalescamente sentiva, la corrente di desiderio che scorreva dal cugino verso l'intrusa e il cipiglietto di lei tra la fronte e il naso si inaspriva. Desiderava uccidere quanto desiderava morire. Questa è la svolta della vita di Concetta, lo vedremo nell'ultimo capitolo. Cioè è la sera che cambia tutta la sua vita, anche perché lei non agisce di nuovo. Quindi lei si rende conto poi alla fine della vita che forse avrebbe potuto agire in modo diverso e che forse quello che è successo dopo, cioè il modo in cui lei ha vissuto quella serata, ha generato poi tutto quello che è successo per il resto della sua vita. E poi che cosa comincia a fare Concetta? Comincia a notare tutti i difetti di Angelica. Cioè nota un neo rossastro sulla pelle del collo, il tentativo represso a metà di togliere con la mano un pezzetto di cibo rimasto fra i denti bianchissimi, una certa durezza di spirito, nota tutti questi particolari e spera che li noti anche Tancredi. Tancredi li nota, ma non gli importa. E questo la fa incattivire ancora di più. Sperava che Tancredi li notasse, sempre pagina 94, anch'egli, e si disgustasse dinanzi a queste tracce palesi della differenza di educazione. Ma Tancredi li aveva di già notati e, ahimè, senza alcun risultato. Si lasciava trascinare dallo stimolo fisico che la femmina bellissima procurava la sua gioventù focosa ed anche dall'eccitazione, diciamo così, contabile che la ragazza ricca suscitava nel suo cervello di uomo ambizioso e povero. E quindi che cosa succede? Lui si è fatto questa ferita all'occhio che continua a portare più per più per fare scena appunto che per altro. E allora racconto una cosa ad Angelica. Io non avevo ancora questo impiastro, ve lo racconto perché sarà importante poi alla fine. Io non avevo ancora questo impiastro sull'occhio e mi sono divertito un mondo, signorina mi creda. Le più grandi risate le abbiamo fatte la sera del 28 maggio, pochi minuti prima che io fossi ferito. Il generale aveva bisogno di avere un posto di vedetta in cima al monastero dell'Origlione. Picchia, picchia, impreca, nessuno apre. Era un convento di clausura. Tassoni, Aldrighetti, ricordatevi di Tassoni perché sarà lui poi a raccontare alla fine. Tassoni, Aldrighetti, io e qualche altro tentiamo di sfondare la porta con il calcio dei nostri moschetti.
Niente. Allora corriamo a prendere una trave di una casa bombardata vicina e finalmente con un baccano d'inferno la porta viene giù. Quindi entrano in questo convento. Entriamo. Tutto deserto. Ma da un angolo del corridoio si odono strilli disperati. Un gruppo di suore si era rifugiato nella cappella ed esse stavano lì ammucchiate vicino all'altare. Chissà cosa temessero da quella diecina di giovani esasperati. Era buffo vederle, brutte e vecchie com'erano, nelle loro tonache nere, con gli occhi sbarrati, pronte e disposte al martirio. Guaivano come cagne. Tassoni, quel bel tipo gridò: niente da fare, sorella, abbiamo da badare ad altro. Ritorneremo quando ci farete trovare le novizie. E noi tutti a ridere, che si voleva mettere la pancia in terra, e le lasciammo lì con la bocca asciutta per andare a far fuoco contro i reggi dei terrazzini di sopra. Quindi, in pratica, lui ha questo racconto di nuovo, come dire, di nuovo dissacrante nei confronti della religione cattolica, dell'idea del convento di clausura, in cui dice che queste suore in realtà non vedevano l'ora di immolarsi e di diventare martiri, ma questi ragazzotti giovani in realtà non avevano intenzione e cercavano le novizie. Di fronte a questa cosa Angelica comincia a ridere e gli dice: beh, che bei tipi dovevate essere, come avrei voluto trovarmi con voi. E lui risponde: se ci fosse stata lei, signorina, non avremmo avuto bisogno di aspettare le novizie. Che è un doppio senso, manco doppio senso. Un doppio senso lascivo, lui lo definisce, che diverte moltissimo Angelica, e la diverte perché le dà la sensazione di essere diventata una donna. Ovviamente a tutto questo noi oggi diamo tutto un altro valore. Nel suo caso, lei aveva la sensazione di aver fatto un passo successivo, cioè quei doppi sensi che di solito aveva sentito erano per la prima volta indirizzati a lei. E quindi ci sono due reazioni completamente diverse a questa cosa. Da una parte Angelica, che è contenta, e questo probabilmente avrà molto a che fare con la sua vita successiva, perché lui diventerà deputato e lei vuole far parte di quel sistema lì. Cioè lei vuole entrare nel sistema patriarcale, ed è a quel tipo di ambizione. Concetta non accetta quella cosa. Concetta si infuria tantissimo, gli dà disgusto quello che Tancredi dice e gli dice: Tancredi, queste brutte cose si dicono al confessore, non si raccontano alle signorine a tavola, perlomeno quando ci sono anch'io. E gli volse le spalle. Questo episodio, ricordatevelo, perché sarà molto importante per l'ultimo capitolo, perché l'ultimo capitolo non è la morte del principe, l'ultimo capitolo è Concetta. Perché qui è molto sottile, io non so quanto Tomasi di Lampedusa l'abbia fatto consapevolmente, però è anche lì la stessa cosa che succede in generale a tutti gli esseri umani, accade anche alle donne. Quindi se Stella non aveva scelta, era prigioniera, Angelica è più libera, ma fa parte di quel sistema. Concetta non vuole essere come la madre, ma non vuole essere neanche come Angelica, e rimane bloccata. E vive la stessa condizione del principe, perché a un certo punto il principe lo dice, lo dirà successivamente, probabilmente poi lo troverò successivamente, nel colloquio con Chevalier, e dice: io sono in una generazione di mezzo, non sono né giovane né vengo veramente dai Borboni, sono in quella generazione di mezzo. E Concetta si trova incastrata tra sua madre, che è prigioniera, che non può fare niente di fronte ai tradimenti di suo padre, e Angelica, che fa consapevolmente a 16 anni, sceglie di sposarsi solo per convenienza, e quindi aderisce completamente alle logiche patriarcali. A lei piace quel tipo di potere e non le interessa, cioè, come dire, accetta anche di fare il ruolo della compagna del deputato. Capite cosa intendo dire? Cioè è completamente all'interno di quel sistema, non lo vuole cambiare. Concetta vorrebbe un matrimonio d'amore, cioè lei voleva un matrimonio d'amore perché era innamorata di Tancredi, ma non potendo avere il matrimonio d'amore e non riuscendo a rinunciare a quella nobiltà d'animo che le impediva di fare il matrimonio di convenienza, rimane zitella, banalmente. Quindi dopo quella sera comincia quella che poi lui definisce in una maniera meravigliosa all'ultimo capitolo. Cioè si avvicina, comincia praticamente
si manifesta la strada che poi la porterà a non sposarsi. E quindi quello di cui si rende conto, allora, questo è che c'è questa cosa del colpo da maestro. Vabbè, questa è la, questo è l'incontro con Angelica. Dopo di questo c'è il plebiscito, quindi vince il sì, 512 voti tutti per il sì, 0 voti per il no. E poi che cosa succede? Che Tancredi parte, quindi torna a combattere. A quel punto non combatte, non è più garibaldino, ma combatte per l'esercito del re. E però manda una lettera allo zio, chiede sposa Angelica. Angelica se lo aspettava già, perché si erano già baciati poco tempo prima. In realtà c'era stato un bacio ufficiale che anche il padre aveva visto, ma si erano già baciati anche altre volte, quindi si aspettava che ci fosse una cosa del genere. La cosa interessante è che, non so se poi lo vedremo, perché di nuovo sarebbe tutto da leggere insieme, ma la cosa interessante è che il paese si era accorto di questi incontri tra questi giovani, ma pensavano che fosse la solita cosa, cioè il nobile che seduce la popolana, ma mica la vuole sposare. L'idea che invece Tancredi volesse sposare Angelica era completamente una novità. Anche nei viceré c'è questa cosa del nobile che ha dei figli, per esempio con le cameriere, e quindi tradisce la moglie anche con delle donne, magari creando loro tanti danni, ma non le vuole sposare. L'idea che invece un nobile andasse in una casa comune e chiedesse sposa una ragazza era qualcosa di inedito, di sconvolgente. Quindi da questo punto di vista c'è anche l'idea che chi guarda, cioè il popolo di Donna Fugata, è spettatore spesso. Anche qui c'è la dinamica suddito-cittadino. Cioè sono stati sudditi, adesso hanno l'occasione per essere cittadini, però come Ciccio Tumeo poi rischiano di essere traditi in quanto cittadini. Il fatto è che comunque si pongono come spettatori e quindi assistono a quello che fanno, che poi è una cosa che si fa ancora oggi con i reali, per esempio, magari non i reali italiani, ma si fa spesso con delle persone che si osservano come se la loro vita fosse uno spettacolo. Quindi loro osservano la vita di queste persone e vedono anche come stanno cambiando le cose, e anche quelli liberali rivoluzionari rimangono sconvolti quando vedono che le cose stanno effettivamente cambiando. Quindi anche quelli che hanno votato sì, poi quando vedono che il principe va a chiedere la mano a una ragazza che non ha titoli nobiliari, rimangono quasi disgustati, disprezzano quella cosa, come quando appunto il principe li invita nel dopocena. Cioè per loro perde di prestigio anziché acquistarlo. È proprio una contraddizione, perché in realtà lui sta facendo lo stesso percorso che vorrebbero fare loro. Allora perché quando lui lo fa perde di prestigio, lo dovrebbe acquisire? Perché è come se fosse sempre una parte dell'animo umano che vuole che il potere sia al di sopra di lui. Cioè come se una parte di loro volesse continuare a essere suddita. Ed è ancora oggi una dinamica presente sotto tanti punti di vista. E per questo il Gattopardo è un romanzo che fa fare, cioè fa domandare... Cioè ti fa domandare per forza se anche tu vivi quella cosa. Allora, viene chiamato, pagina 132, Don Calogero quindi viene chiamato dal Gattopardo, appunto, dal principe di Salina. Si aspetta probabilmente che ci sarà questa proposta di matrimonio. Come vi ho detto, Ciccio Tumeo viene chiuso nella stanza dei fucili, perché è l'unico a sapere che il principe deve chiedere in sposa Angelica per Tancredi, ma per fare in modo che non lo sappia tutto il paese viene chiuso. E quello, tanto è molto bella la preparazione, appunto a pagina 132, e dice: traversando le due stanze che precedevano lo studio, si illuse di essere un Gattopardo imponente dal pelo liscio e profumato che si preparasse a sbranare uno sciacalletto timoroso. Don Calogero era un tipo molto molto piccolo, e rispetto invece a questo Gattopardo imponente c'era proprio una grande differenza, e lui
dato che stava vivendo tutti questi cambiamenti, si illudeva di essere ancora questo Gattopardo imponente. C'era ancora... C'è un passo poco prima che dice che è sconvolto proprio per la velocità con cui sta cambiando tutto questo. E invece fu un Gattopardo irritato a entrare nello studio, questo alla fine dello stesso capoverso. Don Calogero se ne stava lì all'impiedi, piccolissimo, minuto e imperfettamente rasato. Quindi immaginatevelo sempre che comunque ci prova. Così come successivamente si dirà nel capitolo successivo, questo è molto divertente, ve lo dico adesso, a pagina 145, lentamente Don Calogero capiva che un pasto in comune non deve di necessità essere un uragano di rumori masticatori e di macchie d'unto, che una conversazione può benissimo non rassomigliare a una lite fra cani, che dar la precedenza a una donna è segno di forza e non, come va creduto, di debolezza. Che da un interlocutore, e qui ovviamente voi leggetelo sempre da quel punto di vista, non dal punto di vista di oggi. Quindi dal punto di vista di oggi, nell'uno nell'altro sono, cioè è comunque si pone, cioè è comunque un romanzo patriarcale che guarda molto al futuro, ma comunque prendetelo ovviamente da quel punto di vista. Quindi ci sono delle considerazioni che sono fatte sempre dal punto di vista del principe o anche dal punto di vista di Tomasi di Lampedusa, che non è il punto di vista appunto del 2018. Che da un interlocutore si può ottenere di più se gli si dice non mi sono spiegato bene, anziché non hai capito un corno, e che adoperando simili accorgimenti, cibi, donne, argomenti, interlocutori vengono a guadagnarci a tutto profitto di chi li ha trattati bene. Anche qui le donne vengono inserite all'interno di cose, di oggetti da conquistare. Questo è sempre il punto di vista di quel modo di vedere le cose, che comunque è un modo di vedere le cose patriarcale. Quindi la cosa divertente è che Don Calogero man mano impara delle maniere che non ha acquisito con l'educazione. Quindi torniamo a pagina 132, ma poiché questo ingegno aveva uno scopo materiale opposto a quello, allora Don Calogero se ne stava lì all'impiedi, sarebbe davvero sembrato uno sciacalletto non fosse stato per i suoi occhietti sprizzanti intelligenza. Ma poiché questo ingegno aveva uno scopo materiale opposto a quello astratto cui credeva tendere quello del principe, esso viene considerato come un segno di malignità. Sprovvisto del senso di adattamento dell'abito alle circostanze che nel principe era innato, che il principe sapeva sempre come vestirsi, il sindaco aveva creduto far bene vestendosi quasi in gramaglie. Quindi per vestirsi seriamente si era vestito a lutto. Egli era nero quasi quanto padre Pirrone. Immaginate il padre gesuita tutto vestito di nero. Ma mentre questi si sedette in un cantuccio assumendo l'aria marmoreamente astratta dei sacerdoti che non vogliono pesare sulle decisioni altrui, il volto di lui esprimeva un sentimento di avida attesa, quasi penoso da guardare. Cioè si capiva che stava aspettando quello che si stava aspettando. Si iniziarono subito le scaramucce di parole insignificanti che precedono le grandi battaglie verbali. Ma fu Don Calogero, è pieno di queste, cioè questo tipo di considerazione, e per questo, cioè, è proprio, cioè è pieno di queste considerazioni, di questi piccoli dettagli che però ti danno l'idea di quella cosa, cioè ti ricordano qualcosa che hai vissuto. Quindi quando ti trovi in una condizione in cui devi affrontare un argomento molto pesante, penoso, comunque una grande battaglia verbale, come si comincia di solito? Con queste piccole scaramucce di parole insignificanti, cioè si comincia a girare intorno all'argomento ma non si affronta direttamente. Ma fu Don Calogero a disegnare il grande attacco. Eccellenza, chiese, ha ricevuto buone notizie da Don Tancredi? Nei piccoli paesi, allora il sindaco aveva modo di controllare, in pratica lui probabilmente aveva visto che era arrivata questa lettera di Tancredi e quindi aveva sospettato che in questa lettera, che era una... c'era l'inconsueta eleganza della lettera di Tancredi, l'aveva forse posto in guardia, quindi se lo aspettava. E lui gli risponde all'inizio di pagina 133: no, Don Calogero, no, mio nipote è diventato pazzo. Ma esiste una dea protettrice dei principi, essa si chiama Buone Creanze e spesso interviene a salvare i Gattopardi dai mali passi, però gli si deve pagare un forte tributo. Come Palla di Atene interviene a frenare le intemperie di Odisseo, così Buone Creanze si manifestò a Don Fabrizio per fermarlo sull'orlo dell'abisso.
ma egli dovette pagare la salvezza divenendo esplicito una volta tanto in vita sua. Con perfetta naturalezza, senza un attimo di sosta, concluse la frase. Cioè capisce che gli è partita questa frase male e lui riesce a riprenderla dicendo: pazzo di amore per vostra figlia, Don Calogero, e me l'ha scritto ieri. E quindi cominciano a parlare di questo matrimonio. E che cosa nasce in Don Fabrizio, che è quello che porta poi Tomasino Lampedusa a immaginare quel capitolo in cui lui in cui si capisce che lui è innamorato di Angelica? Secondo me meglio così che sia rimasta la sensazione più che come dire una rivelazione come quella lì, perché così il libro si muove veramente su un filo in cui si intrecciano gli elementi. Tra l'altro abbiamo parlato molto della parte politica, ora ne parleremo di nuovo, ma la cosa incredibile del romanzo è che quando tu dici sta parlando troppo di una cosa, guarda, questo parla sempre di politica, comincia a parlare di qualcos'altro. E quindi si muove anche molto sui non detti. Vespe numerose e pungenti, l'ultimo capoverso di pagina 133, assalirono Don Fabrizio. Anzitutto, come si conviene ad ogni uomo non ancora decrepito, quella della gelosia carnale. Tancredi aveva assaporato quel gusto di fragole che a lui sarebbe rimasto sempre ignoto, perché l'ha baciata. Dopo un senso di umiliazione sociale, quello di ritrovarsi ad essere l'accusato invece che il messaggero di buone nuove. Terzo, un dispetto personale, quello di chi si sia illuso di controllare tutti e che invece trova che molte cose si svolgono anche senza che lui lo sappia, perché lui non lo sapeva che loro si erano baciati, cioè Don Calogero in realtà era più informato di lui e quindi si rende conto che le cose possono accadere anche senza di lui. Quel signoreggiare soprattutto e tutti di cui si parlava nella seconda pagina del libro già non esiste più. Quindi alla fine combinano questo matrimonio e tra l'altro c'è una... Lui gli dice quanto darà in dote alla figlia e Don Fabrizio rimane sconcertato perché capisce che ha probabilmente più soldi di lui, anche perché mente al solito, cioè gli dice che gli darà un feudo di 644 salme e poi il giorno del matrimonio consegnerà allo sposo 20 sacchetti, allo sposo e mica alla figlia, allo sposo 20 sacchetti di tela con 1000 onze ognuno. Io resto con una canna nelle mani, aggiunse convinto e lieto di non essere creduto. Ma una figlia è una figlia, in realtà non era affatto così, nel senso che lui aveva anche altri possedimenti. La volgarità, questa è pagina 138, la volgarità ignorante, l'ultimo capoverso, gli sprizzava da ogni poro. Malgrado ciò, i suoi due ascoltatori furono sbalorditi. Don Fabrizio ebbe necessità di tutto il suo potere di controllarsi per nascondere la sorpresa. E poi gli dice che in realtà anche loro sono nobili perché gli mancano delle carte, però probabilmente sua figlia è la baronessina Sedara del Biscotto, e lì ovviamente lo prendo, cioè ridono di lui sia padre Pirrone che il principe, perché era un periodo in cui ovviamente questi borghesi che stavano diventando ricchi compravano questi titoli nobiliari che a volte appunto facevano ridere. C'è quest'idea del così come a un certo punto c'è una battuta di Ciccio Tumeo che dice: io i savoiardi me li mangio a colazione. Quest'idea della contessa della baronessina del biscotto era appunto, è comunque una cosa ironica. Allora, pagina 139 dice appunto, dopo questa baronessina del biscotto, quella degli attacchi mancanti, delle secrezie, delle quasi omonimie, era 100 anni fa un elemento importante della vita di molti siciliani e forniva alternate esaltazioni e depressioni a migliaia di persone, buono o meno che fossero. Ma questo è argomento troppo importante per essere trattato di sfuggita e qui ci contenteremo di dire che l'uscita araldica di Don Calogero recò al principe l'impareggiabile godimento artistico di vedere un tipo realizzarsi in tutti i suoi particolari e che il proprio riso represso gli addolcì la bocca fino alla nausea. Quindi c'è sempre quel senso di comunque tu non sei, cioè nel senso, tu stai imitando qualcosa che però non incarni veramente. C'è sempre quella soddisfazione, che però è un'amara soddisfazione, nel senso che poi non porta realmente a qualcosa. A un certo punto si rinchiude, perché c'è una parte, quando realizzano tutta questa cosa, c'è una scena in cui lui lo prende
in braccio praticamente, essendo molto molto più grande di lui, e quindi lo prende, cioè prende questo ometto piccolino, lo prende appunto per congratularsi per questo matrimonio, per questo accordo riuscito. E a pagina 140 dice: il principe, torreggiando dall'alto, guardava rimpicciolirsi quel mucchietto di astuzia, di abiti mal tagliati, di oro e di ignoranza, che adesso entrava quasi a far parte della famiglia. Quindi c'è questo senso, cioè lui non può frenare questa cosa, si rende conto così tanto di non poterla frenare che in realtà lo fa accadere, nel senso che se lui avesse voluto non avrebbe fatto sposare Tancredi con Angelica, se lui avesse voluto non avrebbe votato sì e non avrebbe spinto altri a votare sì, ma è proprio il senso che quella cosa comunque accadrà a fargliela portare avanti. Quello che non fa è condividere invece quella parte di nobiltà che si tiene stretta. Allora andiamo alla parte quarta. La parte quarta è il novembre del 1860, quindi c'è stata questa proposta di matrimonio che è stata accettata, Tancredi sta tornando e che cosa succede? Pagina 156, Tancredi è tornato da Napoli, ha fatto finta di fare la guerra. Io non so se voi conoscete la storia di Ippolito Nievo. Ippolito Nievo è stato un patriota italiano che era imbarcato anche lui con la spedizione dei Mille, che ha scritto Le confessioni di un italiano e che è morto il 4 marzo 1861 sulla nave Ercole, cioè qualche giorno prima della dichiarazione dell'Unità d'Italia. Si dice, c'è stato il naufragio della nave Ercole, ma si dice che lui sia morto in circostanze poco chiare, perché Ippolito Nievo era quello che teneva i conti della spedizione dei Mille, e quello che trapelò fu che questi Mille andavano più che altro a fare baldoria che a fare effettivamente la guerra. Quindi erano questi ragazzi, i Mille erano volontari, poi l'esercito invece era formato come di tanti Tancredi, e quello che facevano era più che altro divertirsi, anche perché quello che trovarono quando arrivarono in Sicilia, in molti casi furono persone che li aspettavano, quindi non vedevano l'ora che venissero, di essere liberati dai Borboni. Quindi ci sono tante teorie che dicono che in realtà non fu una vera e propria battaglia, ma fu tutto molto molto semplice, e anche nel Gattopardo questa cosa viene detta parecchie volte. Quello che fa Tancredi a Napoli è sostanzialmente divertirsi. Il principe gli ha dato dei soldi per comprare un anello per Angelica, e lui ha comprato un anello per Angelica, però ha risparmiato e ha comprato anche una spilla per la ballerina Schwarzwald, che è una ballerina con cui lui aveva avuto una tresca. E lui gli dice, Don Fabrizio chiede: ma per la misura come si farà? Cioè, ha comprato quest'anello, ma la misura? E lui gli dice, gli occhi di Tancredi, pagina 157, sprizzarono malizia: non ci sarà bisogno, zio, la misura è esatta, l'avevo presa prima. E Don Fabrizio tacque, aveva riconosciuto un maestro. Cioè, le caratteristiche di Don Fabrizio, che erano le caratteristiche ovviamente deprecate da padre Pirrone, quindi il fatto che lui tradisse la moglie, che avesse quel tipo di comportamento che non era esagerato al tempo, che c'erano molti peggio di lui, e si vedrà successivamente cosa si faceva nel Settecento, che è molto divertente, che vengono sovrapposti due aspetti molto diversi delle abitudini del Settecento, in Tancredi vengono portate all'estremo. Perché? Perché, cioè, anziché superare quello scoglio, in realtà diventano ancora più sfacciate rispetto a prima. E allora, che cosa succede? Che loro cominciano a Tancredi e Angelica, quindi quando Tancredi ritorna dalla guerra, cominciano a frequentarsi molto spesso e a rimanere molto spesso da soli, che è una cosa che in Sicilia non si faceva neanche film. Io so anche di persone molto, ancora molto giovani, che andavano, per esempio, che quando facevano le passeggiate tra fidanzati andavano sempre con qualche testimone, con una sorella, ma veramente
roba di pochi tempo fa. Questo ovviamente si contrapponeva invece a una licenziosità nascosta, come vedremo anche nel capitolo su Padre Pirrone. Ma la cosa divertente, a pagina 159, secondo capoverso, la differenza dei ceti, allora, centro e motore di questa esaltazione sensuale era naturalmente la coppia Tancredi e Angelica. Cioè, qui c'è un, tra l'altro ci sono anche dei, delle allusioni che per il 1954-58, quel periodo, sono allucinanti, ma di questo non ne parliamo, andiamo direttamente a Tancredi e Angelica. Le nozze sicure, benché non vicine, stendevano in anticipo le loro ombre rassicuranti sul terriccio arso dei loro mutui desideri. La differenza di ceti faceva credere a Don Calogero normali nella nobiltà i lunghi colloqui appartati e dalla principessa Maria Stella abituali nel rango dei sedar alla frequenza delle visite di Angelica ad una certa libertà di contegno che essa certamente non avrebbe trovata lecita nelle proprie figlie. Quindi il fatto che si fossero incontrati questi due ragazzi, due ceti diversi, faceva credere a Sedara che, vabbè, questi nobili alla fine fanno cose che noi non facciamo, cioè si incontrano così perché hanno delle libertà che noi non abbiamo. Maria Stella, cioè Stella di Salina, la moglie del principe, invece diceva, vabbè, forse nel loro rango la frequenza di queste visite, questa libertà di contegno è normale, io le mie figlie non le farei mai comportare così. E quindi questa prima commissione di ceti, che era appunto inedita, permetteva a questi ragazzi di passare molto tempo insieme. E cosa facevano? Andavano in giro per le stanze del castello, quelle stanze che nessuno visitava più, ma da un secolo. Andavano all'inizio con Mademoiselle d'Ombreuil, che era la governante, diciamo, l'istitutrice di famiglia, e poi però la seminavano e quindi proseguivano da soli. Tancredi voleva che Angelica conoscesse tutto il palazzo, nel suo complesso inestricabile di foresterie vecchie e foresterie nuove, appartamenti di rappresentanza, cucine, cappelle, teatri, quadrerie, rimesse odorose di cuoi, scuderie, serre afose, eccetera, eccetera, questo fino a pagina 159. Pagina 161 all'inizio, e l'Eros era sempre con loro, malizioso e tenace. Il gioco in cui trascinava i due fidanzati era pieno di azzardi e di malia. Tutti e due, vicinissimi ancora all'infanzia, prendevano piacere al gioco in sé, godevano nell'inseguirsi, nel perdersi, nel ritrovarsi, ma quando si erano raggiunti, i loro sensi aguzzati prendevano il sopravvento e le cinque dita di lui che si incastravano nelle dita di lei, col gesto caro e sensuale indecisi, il soffregamento soave dei polpastrelli sulle vene pallide del dorso, turbava tutto il loro essere, preludeva più insinuate carezze. Fine della stessa pagina, più di una volta non seppero più dove erano. A furia di giravolte, di ritorni, di inseguimenti, di lunghe soste riempite di mormorie e contatti, perdevano l'orientamento e dovevano sporgersi da una finestra senza vetri per comprendere dall'aspetto di un cortile, dalla prospettiva del giardino, in quale ala del palazzo si trovassero. Ora avete cominciato a capire, se non l'avete letto, qual è, come ci parla il principe di Salina. Cioè, proprio un modo tutto suo di scrivere. Un modo che veramente, cioè, è molto complesso per la scrittura di oggi, che invece è molto più ipotattica, che è fatta di frasi brevi e molto più semplificate. E invece lui ha proprio voglia di ricostruire, questo è un modo anche molto francese, di ricostruire le frasi in una maniera complessa. È come se lui facesse un dipinto e quindi man mano lui ti dà un dettaglio, un altro dettaglio, un altro dettaglio, e poi tu ti immagini tutta la scena. Che è un modo di scrivere che intanto suo particolare, quindi è proprio una voce sua che lui ha sviluppato nel corso del tempo, per questo è molto strano che sia il suo primo romanzo. Vero che è scritto a 60 anni, ma viene probabilmente davvero da una, anche un'elaborazione, cioè proprio una lettura profonda di tutti i romanzi della letteratura europea, perché altrimenti non si spiega che uno il primo romanzo scrive in questa maniera. E che cosa succede? Che scoprono due tipi di cose, scoprono delle stanze in cui si faceva una penitenza, quindi da una parte la vita del Settecento come una vita di penitenza, in cui si facevano anche, ci si castigava, quindi immaginate il cilicio, tutte queste cose, cioè questo genere di, ecco qui,
subito dopo. Allora, che cosa trovano? Pagina 163, vedete probabilmente un corsivo, era profondissimo, trovano questo armadio. Era profondissimo e conteneva bizzarre cose. Rotolini di corda di seta, sottile. Scatolucce di argento impudicamente ornate con sul fondo esterno etichettine minuscole recanti in eleganti grafie e indicazioni oscure, come le sigle che si leggevano sui vasi delle farmacie. Estre, cat, trish, blablabla. Un rotolo di stoffa sudicia, ritto in un angolo. Dentro vi era un fascio di piccole fruste, di scudisci in nervo di bue, alcuni con manici in argento, altri rivestiti sino a metà da una graziosa seta molto vecchia, bianca a righine azzurre. Allora, lui la sta descrivendo nei dettagli per confondere il lettore e dargli solo alla fine, cioè fargli capire solo alla fine di cosa sta parlando. Di cosa sta parlando? Tancredi ebbe paura anche di se stesso, comprese di aver raggiunto il nucleo segreto, il nucleo segreto centro di irradiazione delle irrequietudini carnali del palazzo. Cioè, in sostanza, trova degli strumenti che probabilmente erano serviti per giochi sessuali del Settecento. Quindi tutti questi frustini, come? Sì, questo genere di cose. E quindi non lo vuole far vedere Angeli, che scappano via. Però il giorno dopo vedono un'altra stanza che è molto diversa. Cioè, a pagina 164, accanto al cadavere divino, è a metà più o meno, pendeva giù da un chiodo una frusta col manico corto dal quale si dipartivano sei strisce di cuoio ormai indurito, terminanti in sei palle di piombo grosse come nocciole. Era la disciplina del Duca Santo. In quella stanza Giuseppe Corbera, Duca di Salina, si fustigava solo, al cospetto del proprio dio e del proprio feudo, e doveva sembrargli che le gocce del sangue suo andassero a piovere sulle terre per redimerle. Nella sua pia esaltazione doveva sembrargli che solo mediante questo battesimo espiatorio esse divenissero realmente sue, sangue del suo sangue, carne della sua carne, come si dice. Quindi, da un lato c'era il ritrovamento di quello che c'era nell'armadio il giorno prima, il giorno dopo vedono di nuovo una frusta. Infatti a un certo punto, cioè un attimo prima lo dice, la frusta sembrava essere l'oggetto più frequente a Donna Fugata, ma quell'altra frusta serviva invece per la fustigazione, quindi quello si fustigava solo. Quindi lì ci sta anche facendo capire che, a differenza di quello che succedeva nell'altra stanza. E la cosa interessante è che questo tipo di disciplina non serviva solo, non era un gusto della trascendenza, ma in realtà era una specie di espiazione per fare in modo che quel feudo rimanesse suo, come se il sangue gettato su quelle zolle le rendesse ancora, come dire, assicurasse che rimanessero sue. Invece le zolle erano sfuggite e molte di quelle che da lassù si vedevano appartenevano ad altri, a Don Calogero anche, a Don Calogero, cioè ad Angelica, quindi al loro futuro figlio, di Angelica e Tancredi. L'evidenza del riscatto attraverso la bellezza, parallelo all'altro riscatto attraverso il sangue, diede a Tancredi come una vertigine. Cioè, se suo zio aveva cercato di mantenere quelle terre attraverso l'espiazione, quindi la fustigazione, Tancredi lo stava facendo attraverso la propria bellezza e la bellezza di Angelica. Quindi stava cercando in qualche modo di riprendersi quello che gli era stato tolto, che è la stessa cosa che accadrà nel capitolo su Padre Pirrone. È forse il caso di andare subito, poi il colloquio con Chevalier lo vediamo dopo, però magari concludiamo questa cosa. Pagina 165. Quelli furono i giorni migliori della vita di Tancredi e di quella di Angelica, vite che dovevano poi essere tanto variegate, tanto peccaminose, sull'inevitabile sfondo di dolore. E qual è l'idea di nuovo? Che loro sono peccaminosi, si tradiscono a vicenda dichiaratamente, tra l'altro lei avrà una relazione con questo Tassoni che era proprio un compagno di guerra di Tancredi, ma c'è questo inevitabile sfondo di dolore, cioè anche se loro sono rimasti a un livello superficiale, anche se loro volevano l'ambizione e il potere ordinario, volevano rimanere dentro quel sistema, perché Tancredi che dice se vogliamo che tutto rimanga com'è bisogna che tutto cambi, in realtà quel dolore, quell'inevitabile sfondo di dolore rimane anche per loro, e forse ancora più doloroso, perché non l'hanno voluto vivere pienamente come principe di Salina e come Concetta.
Quando furono divenuti vecchi e inutilmente saggi, i loro pensieri ritornavano a quei giorni con rimpianto insistente. Erano stati giorni del desiderio sempre presente perché sempre vinto, dei letti molti che si erano offerti che erano stati respinti, dello stimolo sensuale che appunto perché inibito si era un attimo sublimato in rinunzia, cioè in vero amore. Quei giorni furono la preparazione a quel loro matrimonio che anche eroticamente fu mal riuscito. Quindi se da una parte loro ebbero effettivamente fortuna a livello ordinario con questo matrimonio, dall'altra quelli furono i giorni migliori perché c'era quest'eros che poi si andò a perdere. Allora, dicevo, prima di passare al colloquio con Chevalier, che è a pagina 170, a questo punto possiamo fare un salto e andare al capitolo su Padre Pirrone, perché ve l'ho anticipato diverse volte. Questo è interessante parlare adesso, perché se da un lato c'è il matrimonio di convenienza di Tancredi e Angelica, qui c'è un altro matrimonio di convenienza, è a pagina 189. Abbiamo già letto di questa, della malattia professionale del padre di Padre Pirrone, di quelli che morivano di botto, letteralmente. Adesso andiamo a vedere che cosa succede. C'è tutto un discorso sui signori da parte del popolo. E quindi su come vengono visti, sul fatto che loro hanno, però anche questo magari lo vediamo dopo, hanno una memoria collettiva diversa dalla loro. Ma la cosa interessante è quello che succede proprio nella famiglia di Padre Pirrone. Allora, che cosa succede? Che Padre Pirrone visita ogni anno, erano sette anni che non andava in visita nel paesino di origine, e lui fa visita alla sorella, e fa dei colloqui appunto con le persone del posto, si scambiano delle idee su quello che sta succedendo, e però a un certo punto Sarina, la sorella, comincia a piangere. Perché piange? E dice che praticamente la figlia è rimasta incinta, qualcuno l'ha messa incinta. E chi l'ha messa incinta? Lui comincia a lei comincia a piangere, Padre Pirrone dice: dimmelo, chi l'ha messa incinta? Santino Pirrone è stato, il figlio di Turi, e lo ha fatto per sfregio a me, a nostra madre, alla santa memoria di nostro padre. Praticamente Turi, questo Turi Pirrone, era lo zio di Padre Pirrone, cioè il fratello del padre. Avevano un mandorleto che avevano fatto tutti insieme, cioè avevano coltivato insieme in famiglia. Solo che quando il padre di Padre Pirrone, quando era morto, sulla carta, non immaginate gli atti notarili di oggi, erano quelle carte che spesso si contraffacevano, insomma, non c'era questa carta in cui c'era scritto che la proprietà era solo di Sarina e non di Turi. Quindi la famiglia aveva litigato, e una di quelle liti familiari dalle radici inestricabili che è impossibile sanare perché nessuna delle due parti parla chiaro, avendo ciascuna molto da nascondere. Anche qui date, come dire, proprio in una frase riesce a riassumere tutte delle dinamiche familiari molto complicate. Allora che cosa succede? Che non si parlano più, che Turi se la lega al dito, quindi vuole riavere il mandorleto. E allora che cosa succede? Che il figlio di Turi seduce la cugina, che si chiama Angelina, quindi un nome molto simile a quello di Angelica, però di tutt'altra estrazione, tra l'altro una ragazza bruttarella, la seduce, lei rimane incinta, e quindi bisogna sistemare questa cosa. E allora Padre Pirrone si rende conto, tutto era evidente, pagina 201, tutto era evidente, l'amore, la passione non c'entravano, era soltanto una porcata che vendicava un'altra porcata. Di nuovo i peluche, le tende, il salotto, gli dèi, e poi era una porcata che vendicava un'altra porcata. Cioè proprio, come si dice in Sicilia, parlare chiaro è soddisfazione. Cioè proprio lui non te le manda a dire, ti dice la cosa è così, basta, non ci sono, non facciamo giri di parole, è così. Ma era una porcata rimediabile. E qual era il rimedio? Che
in dote Angelina portasse il mandorleto. Quindi padre Pirrone va dallo zio Turi, che ovviamente fa finta di non sapere, ma ha architettato tutto con il figlio, e gli dice: guarda, se lui se la sposa, perché ovviamente lei, il figlio, cioè nel senso lei era incinta, ma lui poteva far finta di niente, ragazzo. Per cui loro dovevano salvare la faccia di questa ragazza. Se lui se la sposa, noi ti diamo il mandorleto. E allora in 4 e 48 si fa pace. Per cui loro vanno, Turi, dopo non so, decine di anni, torna a casa della nipote, fanno pace e si accordano su questa cosa. Quindi anche lì è un matrimonio di convenienza, perché la ragazza tra l'altro è stata sedotta senza che se ne rendesse conto. Cioè non si era resa conto che in realtà questo ragazzo, Santino, l'aveva fatto per un secondo fine. Non lo sapeva, era semplicemente stata ingenua. Il volto di Turi, dice, espresso una sorpresa troppo manifesta per non essere finta. Quindi quello che vuole dire con questo capitolo, il motivo per cui secondo me è il colpo da maestro, perché fino a questo capitolo noi abbiamo capito quali sono i grandi difetti dei nobili. Abbiamo visto anche quali sono tante ragioni dei popolani, ma quello che ci fa capire con questo capitolo è che non possiamo giudicare una persona sulla base del ceto di appartenenza o del titolo nobiliare, perché alla fine fanno tutte e due la stessa cosa. Non è questo, cioè il motivo per cui questo non si può definire un romanzo reazionario è perché in realtà ci sta dicendo che questi titoli qui non hanno senso, non è questo che distingue le persone, sono le scelte personali, sono le ragioni per cui si fanno le cose. Quindi se Tancredi sposa Angelica perché ha tanti soldi e lo può far diventare deputato, perché per diventare, tra l'altro a un certo punto dice, perché per diventare deputato ci vogliono i soldi per comprarsi i voti, per fare, cioè era proprio dato per scontato. E quindi se da un lato Tancredi lo fa per questo, dall'altro Santino lo fa perché vuole riprendere il possesso del mandorleto. Angelica è consapevole, Angelina in realtà non si rende conto di essere, si rende conto solo successivamente di essere stata usata. E quindi lui riesce a sistemare questa cosa. Tra l'altro, qui dice una frase questo signore, questo Turi: i figli nascono per i padri e non per correre dietro le sottane. Sempre quest'idea che i figli siano proprietà dei genitori, che è un'idea che viene criticata da Tomasi di Lampedusa. Non viene, infatti in questo romanzo forse è veramente l'unico che viene fuori, che si salva, e l'unico di cui non si parla, di cui si accenna due volte, che non dice niente perché non c'è, perché è a Londra ed è Giovanni. Cioè l'unico veramente libero è quello che sceglie di rinunciare al titolo nobiliare, di non rimanere incatenato all'ambiente alto di Palermo, ma prende, va a Londra e comincia a lavorare, che è una cosa che per loro era incredibile. Ed è forse appunto l'unico personaggio che ha consapevolezza e che agisce, mentre gli altri o agiscono, ma per interessi personali superficiali, o hanno consapevolezza e non si muovono. Allora, torniamo al Bon Chevalier. Probabilmente questo dialogo l'avrete visto nel film, lo conoscerete, perché è una... E di solito si pensa che sia qui che viene detto: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Cioè in questo dialogo, in realtà no. Viene detto appunto... all'inizio, proprio alle primissime pagine da Tancredi. Chi è questo Chevalier? Il cavaliere Aimone Chevalier di Monterzuolo, pagina 170, segretario della prefettura, che avrebbe dovuto intrattenerlo di un argomento che stava molto a cuore al governo. E la cosa divertentissima, immaginate quest'uomo che non aveva mai lasciato il nord Italia, quindi la propria terricciuola del Monferrato, viene spedito in Sicilia, passa un mese in Sicilia, tra l'altro con un'alimentazione a olio, a base di olio e non di burro, e quindi questo gli scombussa lo stomaco, con queste persone, cioè lui si sente completamente un pesce fuor d'acqua, non capisce dove si trova, ed è questo personaggio, che è un personaggio onesto, e che viene preso spesso in contropiede. Anche qui ci sono delle scene divertentissime, poi ovviamente non le possiamo raccontare tutte, però c'erano delle scene divertentissime perché essendo
appunto, vivendo da questo posto tranquillo, dal Monferrato, arrivando in Sicilia, lui è convinto di arrivare tipo in una tribù, cioè in un luogo tribale. E loro gli danno man forte, cioè gli raccontano delle storie che lo fanno impallidire. Aveva avuto la testa imbottita, sempre a pagina 170, da quei racconti briganteschi mediante i quali i siciliani amavano saggiare la resistenza nervosa dei nuovi arrivati. Quindi tutti i racconti di brigantaggio, di persone sequestrate, ammazzate, questo divertiva molto i siciliani perché volevano capire qual era la reazione di questo burocrate del Monferrato che appunto non aveva quel tipo di pelo sullo stomaco invece. Pagina 171. Che cosa succede? Quando Francesco Paolo, cioè il figlio di Salina, l'appassionato di cavalli, insomma, per semplificare, gli si avvicinò presentandosi, strabuzzò gli occhi perché si credette spacciato, ma l'aspetto composto e onesto del ragazzone biondo, e quindi non aveva quei connotati che facevano paura a Chevalier, lo rassicurò alquanto e quando poi comprese che era invitato ad alloggiare a Palazzo Salina fu sorpreso e sollevato. Il percorso al buio, sino al palazzo, fu allietato da continue schermaglie fra la cortesia piemontese e quella siciliana, le due più puntigliose d'Italia. A proposito della valigia che finì con l'essere portata, benché leggerissima, da ambedue cavallereschi contendenti. Se c'è un autore che ha ripreso un po' questo genere di ironia, a parte Camilleri, ma perché Camilleri la riprende da Sciascia. E forse Leonardo Sciascia, io credo che abbia preso molto da questo modo di raccontare, però ha scelto una forma di narrazione completamente diversa. Sciascia ha scritto quasi esclusivamente racconti molto brevi, quindi senza questa impalcatura narrativa, questa struttura così complessa, probabilmente non avrebbe mai scritto un racconto così, avrebbe scritto solo un episodio di questo libro. Però hanno delle caratteristiche simili. Non so se avete letto Il Consiglio d'Egitto, per esempio, in cui c'è tutta una storia in cui praticamente viene inventato un manoscritto, quindi viene contraffatto un manoscritto che si diceva che fosse un manoscritto arabo, in realtà è tutto un sotterfugio, quindi non ha scritto solo racconti di mafia, quelli che forse sono più conosciuti come Un giorno nella civetta, che comunque appunto sono episodi, ma ha scritto anche Il Consiglio d'Egitto, che è un altro, e anche altri simili, ma comunque sono anche queste storie che si ispirano a questo periodo siciliano. E quindi a questo periodo, come dire, cioè prima dell'Unità d'Italia, e che sono veramente molto divertenti. Io ho proprio la sensazione netta che lui abbia preso più da Tomasi Lampedusa che sempre da Pirandello, perché c'è proprio questo gusto di raccontare in maniera ironica, che ha a che fare con la comicità siciliana, nel senso che, io vi ho detto, ha un respiro europeo, ha un umorismo più inglese che italiano, però ha... come vedremo anche in questo episodio, ha a che fare con questo gusto della comicità siciliana che è, come dire, è proprio dissacrante quando vuole esserlo. Perché cosa succede, per esempio? A parte che il principe gli spiaccica una spalla con una manata e col più gattopardesco sorriso. Io immagino, a volte sembra veramente la bestia della Bella e la Bestia. Ha queste, la zampa, la manata, cioè proprio viene descritto come un gattopardo vero e proprio. Che cosa succede? Pagina 172, alla fine. Francesco Paolo si passava davanti a un divertente palazzo con la facciata adorna di maldestri bugnati. Questa, caro Chevalier, è la casa del barone Mutolo. Adesso è vuota e chiusa perché la famiglia vive a Girgenti da quando il figlio del barone, 10 anni fa, è stato sequestrato dai briganti. E quindi già lì Chevalier, come sequestrato dai briganti. Il piemontese cominciava a fremere. Poverino, chissà quanto ha dovuto pagare per liberarlo. No, non ha pagato nulla. Si trovavano già in difficoltà finanziarie, privi di denaro contante come tutti qui, ma il ragazzo è stato restituito lo stesso. A rate, però. Come, principe? Cosa intende dire? A rate, dico bene, a rate, pezzo per pezzo. Prima è arrivato l'indice della mano destra, dopo una settimana il piede sinistro e infine in un bel paniere, sotto uno strato di fichi, si era in agosto, la testa. Aveva gli occhi sbarrati e del sangue rappreso all'angolo delle labbra. Io non l'ho visto, ero un bambino allora, ma mi hanno detto che lo spettacolo non era bello.
Il paniere era stato lasciato su quel gradino lì, il secondo davanti la porta, da una vecchia con uno scialle nero sulla testa. Non l'ha riconosciuta nessuno. Gli occhi di Chevalier si irrigidirono nel disgusto. Aveva già udito narrare il fatto, ma adesso, vedere sotto questo bel sole lo scalino sul quale era stato deposto il dono insolito, era un'altra cosa. La sua anima di funzionario lo soccorse. Che pulizia inetta avevano quei borboni. Fra poco, quando verranno qui i nostri carabinieri, tutto questo cesserà. Senza dubbio, Chevalier, senza dubbio. Quindi è quel gusto di prendersi gioco anche dell'autorità. C'è anche questo, che è quello che hanno sviluppato non solo i siciliani, ma tutti quei popoli, anche i napoletani, per esempio, che hanno avuto una dominazione per così tanto tempo, perché appunto Don Fabrizio glielo dirà, 25 secoli di dominazioni, e quindi dovevano in qualche modo compensare la mancanza di libertà, e lo facevano anche così, anche in questo modo, cioè come se quelle cose che esistevano realmente, cioè quelle azioni briganti, rimanessero comunque qualcosa di proprio, e che poi rientra anche nell'idea che questo tipo di brigantaggio nascesse per soppiantare quel potere che non era proprio. Però questo è un discorso molto complesso, c'è da fare, è un campo minato, perché da fare non può essere portato avanti come una giustificazione. Allora, che cosa succede? Che Chevalier vuole parlare con il principe di Salina. Il principe di Salina temporeggia, non gli vuole parlare, dice vabbè, intanto stia qui un po' di tempo, solo che Chevalier è lì per lavorare, nel senso che deve incontrare una serie di persone, sta in giro già da un mese, se ne vorrebbe tornare a casa sua. E a un certo punto però il principe gli concede questo colloquio. E che cosa gli dice? Pagina 175. Appena seduto, Chevalier espose la missione della quale era stato incaricato. Dopo la felice annessione, volevo dire dopo la fausta unione della Sicilia e Regno di Sardegna, è intenzione del governo di Torino di procedere alla nomina a senatori del regno di alcuni illustri siciliani. Le autorità provinciali sono state incaricate di redigere una lista di personalità da proporre all'esame del governo centrale ed eventualmente poi alla nomina regia. E come ovvio, Argirgenti si è subito pensato al suo nome, principe. Un nome illustre per antichità, per il prestigio personale di chi lo porta, per i meriti scientifici, per l'attitudine dignitosa e liberale anche assunta durante recenti avvenimenti. Quindi, la nomina a senatore del regno. Anche per il fatto che il principe non si è opposto a questa specie di rivoluzione, ma ha votato sì, questo loro l'hanno saputo, e quindi hanno sommato tutti i suoi meriti e gli hanno chiesto di diventare senatore. Immobile, un po' più giù, la zampaccia dai peli biondastri ricopriva interamente una cupola di San Pietro in alabastro che stava sul tavolo. E quindi lui comincia a riflettere su questa offerta. Perché Don Fabrizio non rispondeva, e allora Chevalier incalza: prima di far pervenire la lista a Torino, i miei superiori hanno creduto dover informare lei stesso e farle chiedere se questa proposta sarebbe di suo gradimento. Richiedere il suo assenso, nel quale le autorità sperano molto, è stato l'oggetto della mia missione qui, missione che peraltro mi ha valso l'onore e il piacere di conoscere lei, eccetera eccetera, anche perché questo magnifico palazzo, questa donna fugata tanto pittoresca, perché è la prima volta che Chevalier riesce a vedere qualcosa di bello durante tutto il suo viaggio, quindi qualcosa che assomiglia alla nobiltà a cui anche lui era abituato. Le lusinghe, siamo appunto a pagina 176, le lusinghe scivolavano via dalla personalità del principe come l'acqua dalle foglie delle ninfee. Le ninfee sono queste piante, queste foglie che si mettono sui giardini, come dire, nelle fontane private di solito. Questo è uno dei vantaggi dei quali godono gli uomini che sono nello stesso tempo orgogliosi e abituati a esserlo. E quindi lì lui si sente di nuovo il principe, cioè lui è orgoglioso, è abituato a essere lusingato, ma comunque essere lusingato gli serve ancora, cioè proprio come se fosse un suo nutrimento. Adesso questo qui si immagina di venire a farmi un grande onore, pensava, a me, che sono quel che sono, fra l'altro anche pari del regno di Sicilia, il che deve essere pressappoco come essere senatore. Quindi in quel momento, dopo questa dimostrazione, questa lusinga da parte di Chevalier, lui dice, vabbè, ma in fondo
cioè mi sta chiedendo qualcosa che io ho già, che io che sono quel che sono. Chevalier in questo senso gli dà una, come dire, gli fa riacquistare un po' di quella stima che ha perduto. Perché? Perché nonostante tutto, nonostante il fatto che Sedar è diventato più ricco di lui, nonostante tutto, tutti i cambiamenti che sta vedendo, comunque lo sta chiedendo a lui. Anche se lui non ci pensa per niente neanche per un attimo ad accettare. Infatti il colloquio è tutto un grande rifiuto da parte sua. Chevalier continua a insistere, ma lui si rifiuta. Pagina 177. Il piemontese, rappresentante del solo Stato liberale italiano, si inalberò. Ma principe, il Senato della Camera degli Alti del Regno, vabbè, queste sono tutte le sue... insomma, tutte queste, questa botta e risposta. Andiamo alla fine, l'ultimo capoverso. Noi, abbi pazienza Chevalier, adesso mi spiegherò. Noi, perché lui ha già rifiutato, noi siciliani siamo stati avvezzi da una lunghissima egemonia di governanti che non erano della nostra religione, che non parlavano la nostra lingua, a spaccare i capelli in quattro. Se non si faceva così, non si sfuggiva agli esattori bizantini, agli emiri berberi, ai viceré spagnoli. Adesso la piega è presa, siamo fatti così. Avevo detto adesione, non partecipazione. Pagina 178, un pochino più giù. Adesso non voglio discutere se ciò che si è fatto è stato male o bene. Cioè quello che è successo appunto con i mille di Garibaldi. Per conto mio credo che parecchio sia stato male, ma voglio dirle subito ciò che lei capirà da solo quando sarà stato un anno fra noi. E questo perché ci vuole del tempo per comprendere questo modo di vivere. In Sicilia non importa far male o far bene, il peccato che noi siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di fare, che è esattamente quello che abbiamo detto. Che è intanto qualcosa che poi in realtà contraddistinto e contraddistingue tutta l'Italia, ma è quello che abbiamo detto, cioè è qualcosa di cui lui si rende conto, ma che fa anche lui, perché il problema del principe di Salina è che poi non fa, cioè si rende conto di tutto, fa uno screening perfetto dei problemi siciliani, ma ce li ha anche lui, non riesce comunque a uscire da lì. Siamo vecchi, Chevalier, vecchissimi. Sono 25 secoli almeno che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche civiltà eterogenee, tutte venute da fuori, già complete e perfezionate. Nessuna germogliata da noi stessi, nessuna a cui abbiamo dato il là. Noi siamo dei bianchi quanto lo è lei, Chevalier, e quanto la regina d'Inghilterra, eppure da 2500 anni siamo colonia. Non lo dico per lagnarmi, è in gran parte colpa nostra, ma siamo stanchi e svuotati lo stesso. E quello che lui dice, perché Chevalier dice, no, ma voi ce la potete fare, voi potete cambiare, la Sicilia può cambiare. E quello che lui gli dice è che, un po' più giù, lei mi parlava poco fa di una giovane Sicilia che si affaccia alle meraviglie del mondo moderno. Per conto mio, mi sembra piuttosto una centenaria trascinata in carrozzella all'Esposizione Universale di Londra, che non comprende nulla, che si impipa di tutto, delle acciaierie di Sheffield, eccetera, eccetera, e che agogna soltanto di ritrovare il proprio dormiveglia fra i cuscini sbavati, il suo urinale sotto il letto. E di nuovo quel desiderio di bellezza che poi è presto vinto dalla pigrizia, di cui parlava nelle primissime pagine, che è anche una caratteristica sua, perché è esattamente quello che poi fa lui. C'è un libro che vi ho citato prima, Supercoscienza di Colin Wilson, che abbiamo appena pubblicato, lui parla di effetto ecclesiaste. Avete presente l'ecclesiaste, tutto vanità di vanità, un inseguire il vento. E dice che il limite di tantissimi autori e di tantissime persone è questo effetto ecclesiaste. Cioè si rendono conto della caducità delle cose e si fermano lì. Ma in realtà quel rendersi conto è funzionale per fare un passaggio successivo. Ed è per questo, secondo me, che Tomasi Lampedusa ritrae il principe di Salina in tutti i suoi difetti, perché vuole far vedere quel limite che probabilmente neanche lui è riuscito a superare. Cioè probabilmente neanche Tomasi di Lampedusa è riuscito a superare quello stesso limite. Tant'è che, tra l'altro, muore pochi mesi prima che finalmente qualcuno decide di pubblicare il suo romanzo. E quindi muore immaginando che questo romanzo... Cioè muore comunque, tra l'altro, pochissimi giorni prima... C'è proprio una manciata di giorni prima della morte, gli arriva il rifiuto di Mondadori. E questo è stato, tra l'altro, per un equivoco. Cioè, Vittorini lesse il libro, arrivato a Einaudi, lo rifiutò, lo passò a Mondadori. Cioè, aveva riconosciuto il talento, però questo libro non lo convinceva ed è possibile che non lo convincesse anche per un senso di competizione.
Non lo convinceva questo libro, lo passò a Mondadori dicendo, scrivendo una, perché Tomasi di Lampedusa disse, beh, ha fatto una bella recensione, però comunque non me lo pubblica, disse una cosa del genere. Quindi non aveva parlato male, ma aveva deciso di non pubblicarlo. E Mondadori, in realtà, dopo aver letto la nota con cui Vittorini segnalava il libro, rispose direttamente a Lampedusa dicendo non rientra nella nostra linea editoriale, una cosa del genere. Quindi non capì che in realtà Vittorini suggeriva di leggerlo, ma lo rimandò al mittente dicendo che non era interessato, che non erano interessati. E lui morì praticamente tipo una settimana dopo aver letto questa cosa, aver avuto anche rifiuto di Mondadori. E questo anche per le lungaggini da parte di Feltrinelli invece di dare la sua di risposta, che arriverà appunto pochi mesi dopo la morte di Lampedusa, perché il libro uscirà più o meno un anno dopo la morte di Lampedusa. Quindi muore con la sensazione di aver scritto un capolavoro, ma senza la soddisfazione di vederlo pubblicato. E questo rimase proprio il suo cruccio. Tra l'altro, quello che scrive nelle lettere, le lettere si trovano anche all'inizio di questa edizione del libro, alcune minute appunto di queste lettere che scrive alla moglie, a degli amici. Quello che scrive è: cercate di farlo pubblicare, ma non a pagamento. Cioè, i miei parenti non devono pagare niente, perché sarebbe umiliante per me dover pagare per pubblicare questo libro. Però se riuscite a farlo pubblicare, mandatene una copia a questa e quest'altra persona. Quindi è una delle cose, è come dire, il modo in cui lui se ne va. Quindi questo senso anche di incomprensione, cioè questo senso di non essere stato compreso dai grandi letterati del suo tempo, di cui aveva visto benissimo i limiti, perché come abbiamo visto, quando lui decide di scrivere il romanzo è dopo aver partecipato a questo convegno in cui si rende conto che questi letterati non sono poi illuminati come lui aveva immaginato, forse anche sperato. E quindi questo comunque è il motore, molto probabilmente, poi non abbiamo la certezza, però molti critici dicono, e anche gli stessi parenti dicono, che quello sia stato il motore per la scrittura del romanzo. Quindi se ne va in questo modo, anche lui se ne va un po' con questo effetto ecclesiaste probabilmente, ma quello che ci suggerisce il libro invece è di superarlo, cioè di superare questa sensazione che si faccia bene o non importa far male o far bene, il peccato è quello di fare. Quindi il libro è tutto un suggerimento a superare quella cosa lì. Il sonno, caro Chevalier, il sonno è ciò che i siciliani vogliono, è sempre pagina 178. Ed essi odieranno sempre chi li vorrà svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali. E sia detto tra noi, ho i miei forti dubbi che il nuovo regno abbia molti regali per noi nel bagaglio. Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni odiniche, anche le più violente. La nostra sensualità è desiderio di oblio, le schioppettate, le coltellate nostre è desiderio di morte, desiderio di immobilità voluttuosa, cioè ancora di morte. La nostra pigrizia, i nostri sorbetti di scorso nero o di cannella, il nostro aspetto meditativo è quello del nulla che voglia scrutare gli enigmi del nirvana. Da ciò proviene il prepotere da noi di certe persone, di coloro che sono semidesti. Da ciò il famoso ritardo di un secolo delle manifestazioni artistiche ed intellettuali siciliane. Le novità ci attraggono soltanto quando le sentiamo defunte, incapaci di dar luogo a correnti vitali. Da ciò l'incredibile fenomeno della formazione attuale, contemporanea a noi, di miti che sarebbero venerabili se fossero antichi sul serio, ma che non sono altro che sinistri tentativi di rituffarsi in un passato che ci attrae appunto perché è morto. Questo dialogo è molto lungo, non è il dialogo botta risposta acquisita, tra l'altro se voi vedete gli altri dialoghi sono tutti dialoghi inframmezzati appunto da delle considerazioni, cioè non sono dialoghi botta risposta, è molto raro. Lui preferisce lasciare solo qualche frase. In questo dialogo invece ci sono, come vedete, proprio sono dei branci, cioè sembra quasi un saggio breve sulla Sicilia che è inframmezzato invece dalle posizioni di Chevalier, che invece gli dice no, ma le cose si possono cambiare, i siciliani vogliono cambiare, ed è quasi, cioè sembra quasi che Chevalier sia la sua spalla, una spalla in un monologo. Tra l'altro lui lo dice alla fine, quando ripercorre i momenti felici della sua vita, ripercorre anche un paio di colloqui con Giovanni, con questo figlio che se n'è andato, dicendo sono stati belli questi dialoghi, ma forse erano monologhi. Cioè, forse io ero con me. Cioè, è come se quest'uomo nella sua vita
a parte qualche raro momento, avesse fatto dei monologhi. Dei monologhi interessantissimi, precisi, proprio chirurgici, che però non sono riusciti a diventare dialoghi. E vedete, anche quando lui riesce a parlare a qualcun altro, quindi quando invita di nuovo, invita le persone di Donna Fugata al dopo cena, o quando dice a Don Onofrio quanto è stato bravo, cioè che gli devono tanto, tutti quei tentativi, dato che escono dal personaggio del Gattopardo, sono tentativi da cui gli altri si ritraggono. Cioè ogni volta che lui fa un passo verso gli altri si tirano indietro. Perché lui è questa cosa qui che fa paura. Cioè quello di cui ci si rende conto successivamente, che è una cosa che io non so quanto Tomasini Lampedusa avesse, avesse fatto consapevolmente. Però secondo me emerge chiaramente. Poi questa rientra anche nell'esperienza di lettura personale. Quindi da quello che comincia appunto Simone su Cuore di Tenebra, cioè anche da quello che il lettore vede, cioè il lettore completa la lettura. Ma per me diventa sempre più evidente nel corso del romanzo che questa cosa qui, che sembra tanto bella, in realtà è una gabbia. Cioè in realtà quest'uomo gigante, il Gattopardo, le manate, il signoreggiare, in realtà ingabbia anche lui. In realtà anche lui vorrebbe scappare via da questi ruoli, tanto che appunto l'unico libero è l'unico che se n'è andato. Quindi c'è questo dialogo è particolare proprio perché sembra in fondo un monologo, cioè sembra proprio, sembrano delle considerazioni, a un certo punto sembra di sentir parlare Tomasini Lampedusa, che ci sta dicendo che cosa ha maturato lui alla fine della sua vita. Quando Chevalier gli dice, vabbè, ma in fondo ci sono le eccezioni, c'è Francesco Crispi, ci sono dei siciliani che agiscono, e lui dice, certo, sono i semidesti. Ho detto che i siciliani, avrei dovuto aggiungere la Sicilia, l'ambiente, il clima, il paesaggio. Queste sono le forze che insieme, forse più che le loro dominazioni estranee, gli incongrui stupri, hanno formato l'animo. Questo paesaggio che ignora le vie di mezzo fra la mollezza lasciva e l'asprezza dannata. E qui... qui rientra il discorso che vi dicevo sui soldati, quando i soldati gli dicono ma come mai questa terra è così bella e poi c'è questo squallore. C'è un corrispettivo, ci sono tante pagine del libro che spiegano come le due cose siano intrecciate e come sia proprio la terra stessa che ti porta al sonno. Ovviamente lui dice a pagina 180 alla fine: non nego che alcuni siciliani trasportati fuori dall'isola possano riuscire a smagarsi. Bisogna però farli partire quando sono molto, molto giovani. A 20 anni è già tardi, la crosta è già fatta dopo. Rimarranno convinti che loro è un paese come tutti gli altri, scelleratamente calunniato, che la normalità civilizzata è qui, la stramberia fuori. Quello che sta dicendo è importantissimo perché non vale solo per la Sicilia, vale per tutto quello che ha a che fare con il ruolo e la programmazione. Cioè, l'educazione, questa è un'altra cosa che secondo me viene fuori dal romanzo, che magari la vedo io appunto perché è qualcosa che ha a che fare con la mia esperienza di lettrice, però mi sembra molto chiaro. L'educazione, di nuovo, non può essere giudicata buona o cattiva, perché ogni tipo di educazione ha degli aspetti negativi. E quello che viene fuori è che si forma la crosta, qualcun altro direbbe la corazza, comunque si forma uno strato che separa ciò che veramente tu sei dall'esperienza che puoi fare nel mondo e quindi impedisce la tua azione. Questa crosta in Sicilia assume questa forma, in altri paesi del mondo ne assume un'altra. E nel 1860 assume questa forma, nel 2018 ne assume un'altra, ma è comunque una corazza e ha a che fare comunque con i condizionamenti sociali. Cioè il condizionamento sociale del siciliano che rimane lì per tutta la vita è questo, ma tutto, ogni tipo di educazione sociale è un condizionamento sociale. Quindi in realtà quello che lui sta dicendo si potrebbe veramente allargare a qualsiasi tipo di educazione. E perché? Perché ti dà una prospettiva di visione, cioè tu cominci a vedere, quando si è formata quella crosta, il mondo da quel punto di vista. Quindi tu ti identifichi con quel tipo di educazione, non sei tu, è l'educazione che pensa. Quindi tu immagini che quella in cui vivi tu sia la normalità civilizzata, e tutto quello che accade fuori di diverso è strambo. Di nuovo, questa non è una posizione reazionaria,
Questa è assolutamente antireazionaria, non diciamo rivoluzionaria, ma sicuramente non è reazionaria, perché un romanzo reazionario avrebbe detto: questa è la normalità, la stramberia è fuori. Quello che lui dice è che questo modo di vedere le cose è disfunzionale. Cioè, questo romanzo sotto ha degli ideali inclusivi. Cioè, non ti sta dicendo che l'educazione siciliana è normale e tutto il resto è strambo, ma non ti sta neanche dicendo di nuovo che l'educazione londinese è quella giusta e quella siciliana è quella strana. Ti sta facendo un discorso sui condizionamenti sociali. Ovviamente lo fa da questo punto di vista, lo fa per i siciliani, perché questa è anche, cioè, una dichiarazione così forte è anche una dichiarazione d'amore. Cioè, sta cercando di spingere, cioè, il Gattopardo è una dichiarazione d'amore nei confronti dei siciliani, è anche un tentativo di svegliarli, evidentemente. Ma dall'altra parte, questo discorso sull'educazione si può estendere veramente a tutti. Cioè, noi non possiamo avere la presunzione che ci sia un'educazione giusta, e quindi non possiamo pensare che la nostra sia del tutto sbagliata o del tutto giusta e le altre siano del tutto sbagliate o del tutto giuste. È l'idea stessa di educare che porta al fallimento. Il fatto che di fronte a questo tipo di corazza uno può scegliere, quando se ne rende conto, di continuare ad averla o di distruggerla. Il problema è che lui si trova in una condizione di mezzo. E forse è questa la ragione per cui il principe di Salina non riesce a distruggere la propria corazza, anche se se ne rende conto. Perché ogni volta che vuole distruggere la sua corazza, che quindi vuole essere più mansueto, che non vuole fare paura, dall'altra parte vede le persone che si spaventano. E vede che proprio diventando più, cercando di dialogare con gli altri, perde di prestigio. E quindi si ritrae indietro anche lui. Lui dice, pagina 181, sono un rappresentante della vecchia classe, inevitabilmente compromesso col regime borbonico e adesso legato da vincoli della decenza in mancanza di quelli dell'affetto. Cioè, a me, non è che sono affezionato ai Borboni, anche perché lui parla in alcuni passi del re borbonico e non è che venga ritratto come chissà quale grande sovrano a cui lui era affezionato, ma c'è il vincolo della decenza. Appartengo a una generazione disgraziata a cavallo fra i vecchi tempi e i nuovi e che si trova a disagio in tutti e due. Sono privo di illusioni. C'è un romanzo, di nuovo, io non so perché non pensavo che avrei detto così tante cose brutte su Pirandello, però ne devo dire una. Perché l'ho sempre amato Pirandello, però alla luce anche di altri, appunto, di quelli che sono venuti dopo, anche di, cioè alla luce sia di Natoli che di Tomasi Lampedusa, di Sciascia, Pirandello probabilmente è anche molto sopravvalutato, perché non tanto perché viene sopravvalutato come autore, ma perché vengono sottovalutate alcune sue idee, alcune sue caratteristiche. Nel 1913 Pirandello pubblica I vecchi e i giovani e parla dei moti fasci del 1893. Quindi 1913 pubblica I vecchi e i giovani parla del conflitto tra vecchi e giovani alla fine dell'Ottocento, quindi parla di un periodo che è successivo a quello a cui è ambientato il Gattopardo, però parla comunque di una dinamica fra vecchi e giovani. Ma quello che fa Pirandello è creare delle caratteristiche chiare, cioè il vecchio fa così, sono dei tipi, quindi rappresentano una parte di questa società. Quello che ha fatto Masini Lampedusa è molto più europeo. Per questo lui aveva letto Virginia Woolf, cioè aveva letto degli autori, delle autrici che avevano fatto un lavoro di riflessione, cioè un lavoro proprio all'interno della coscienza del personaggio, che secondo me Pirandello non aveva ancora fatto. Quindi il personaggio di Pirandello è il vecchio che si comporta, cioè è il condizionamento sociale. Non c'è l'idea di ruolo che deve essere infranto. Pirandello ti parla di uno stereotipo. Tomasi di Lampedusa comincia a intuire che quello stereotipo è limitante, che è una cosa che fa, per esempio, fanno Virginia Woolf, ma fa anche James Joyce. Virginia Woolf, per esempio, per citare un altro libro di Woolf, in Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway si rende conto del limite del proprio ruolo, cioè si rende conto che lei, come l'Ulisse di Joyce, cioè sono delle persone che cominciano a rendersi conto che la loro immagine esterna è falsa
e che dentro di loro hanno qualcos'altro a cui non hanno dato ascolto. Quindi c'è quella crosta che loro cominciano a intravedere. Cioè Tomasi di Lampedusa ci comincia a parlare di crosta, di questa corazza, di questa cosa che ci separa da che separa quello che siamo veramente dall'azione che possiamo compiere nel mondo. Ed è qualcosa che ancora gli autori italiani non avevano fatto, hanno cominciato a fare molto lentamente. Pirandello l'aveva fatto con il Fu Mattia Pascal, che infatti è un Pirandello molto meno legato a certe idee, un Pirandello molto meno reazionario di quello classico. L'aveva fatto Svevo, ma anche Svevo non era stato capito all'inizio. Ma è qualcosa che si comincia timidamente a fare e non è ancora stato fatto. Lui ci parla proprio di crosta. Cioè ci parla proprio di questo condizionamento sociale, questo ruolo è limitante, perché noi non siamo quel ruolo, cioè alla fine possiamo avere la fortuna o la sfortuna di capitare in un ceto sociale, ma non è il ceto sociale che fa la nostra vita. Cioè alla fine il padre di Padre Pirrone, che è quello che muore di polmonite, anche perché si era fatto molti fatti suoi, ma comunque muore sereno, muore molto più sereno lui del principe di Salina. Non è stato il titolo nobiliare, non sono stati i soldi che hanno fatto la conclusione della sua vita, ma è stato un certo modo di vivere. E quindi dice, sempre a pagina 181, noi della nostra generazione dobbiamo ritirarci in un cantuccio e stare a guardare i capitomboli e le capriole dei giovani attorno a questo ornatissimo catafalco. Voi adesso avete bisogno di giovani svelti, con la mente aperta al come più che al perché, e che siano abili a mascherare, a contemperare, volevo dire, il loro preciso interesse particolare con le vaghe idealità politiche. Cosa sta dicendo? Lui si ritira, lui non vuole agire, lui preferisce non esserci in questo nuovo mondo, poi ci sarà ancora per 20 anni, perché morirà solo 20 anni dopo, però non vuole far parte di questa nuova società, si ritira. Preferisce essere l'ultimo Gattopardo, però suggerisce a Chevalier che lui ha bisogno di giovani, giovani che con la mente aperta al come più che al perché, cioè che si domandino come fare le cose, cioè come ottenere qualcosa anziché perché ottenerla. Questo consiglio è probabilmente il grosso limite del principe di Salina, cioè è quello che lui si rifiuta di passare alla generazione successiva, cioè il perché. Perché sto compiendo un'azione? Quindi che cosa fa? Lui non è gattopardesco, ma lui permette che gli altri diventino gattopardeschi, nel senso corrente. Lui non è trasformista, lui si rifiuta di fare politica come senatore, però fa in modo, cioè spiana la strada a quelli che lo faranno, è per questo che comunque lui è responsabile di quello che compie, perché non riesce ad agire. E quindi dice, tanto vabbè, i giovani lasciate che loro mascherino il loro preciso interesse particolare, e poi si corregge dicendo contemperare, volevo dire, con le vaghe idealità politiche. Cioè lui si è reso conto che tanto le idee politiche, quando arrivano ad avere il potere, in realtà mascherano comunque un interesse particolare. Lui si rifiuta di farlo, ma non agendo permette che gli altri lo facciano. E questo è il suo limite, che deriva dal fatto, come dice, di far parte di una generazione disgraziata. Cioè lui in realtà non è né vecchio, cioè non è né nei vecchi tempi né nei nuovi, e si trova a disagio in tutti e due. È quella sensazione di disagio di Orlando, come abbiamo detto, di Amleto, cioè quella situazione di sentirsi fuori dallo spirito del proprio tempo. Anche perché lui, non l'abbiamo detto, ma ha 45 anni in quel momento. Quindi oggi sarebbe giovanissimo, allora aveva già 7 figli, ma comunque è un uomo ancora che ha molta vita davanti, eppure rifiuta di vivere pienamente quella vita, cioè di vivere quei 20 anni come avrebbe potuto. E sarebbe interessante immaginarsi cosa avrebbe potuto fare il principe di Salina se avesse abbandonato quell'immagine di Gattopardo e avesse accettato di diventare senatore. Sarebbe diventato come gli altri, avrebbe cambiato le cose. E il fatto che probabilmente chi è che fa la vera azione politica all'interno di questo romanzo? Le prostitute che scendono in piazza e chiedono il voto per le donne, perché non hanno un ruolo da perdere.
se lui avesse fatto il senatore e avesse dovuto veramente avere degli ideali politici, avrebbe dovuto dimenticare di essere principe e non ce la poteva fare. Quindi lui si rende conto di tutto, della crosta, dei siciliani, ma non ce la fa a fare il passo successivo. Però questa cosa, questo suo effetto ecclesiaste, serve a noi per non fare la stessa cosa. E quindi è interessante perché sono delle idee che vengono, appunto, immagina sempre 54-58, come 54-56 come periodo. Queste cose, Tomasi Lampedusa le sta dicendo in un momento in cui c'è l'idea della famiglia perfetta anche negli Stati Uniti, quindi in paesi molto più all'avanguardia rispetto a noi. Quindi gli anni 50 sono un periodo in cui si ritorna indietro rispetto a tante conquiste che erano state fatte prima, cioè il 68 è ancora di là da venire, è proprio un momento in cui certe cose non si dicono, in cui certe cose tutti le sanno e nessuno le dice. Fare questo discorso sui condizionamenti sociali, perché tutto un grande discorso su questo tipo, cioè su quanto questa cosa sia importante, perché qui dentro c'è una cosa importante, cioè quella nobiltà d'animo, ma quanto questa cosa sia una gabbia da distruggere. Farlo in quegli anni è veramente un'avanguardia. E secondo me lui non se ne rendeva pienamente conto. Cioè, io ho la sensazione che lui si rendesse conto della necessità del suo romanzo, dell'importanza del romanzo sotto tanti punti di vista, appunto anche quello del linguaggio, dello stile, della storia narrata. Però è come se, e credo che questo abbia a che fare con tutti i grandi romanzi, nel romanzo ci fossero delle cose che lui stesso non aveva compreso fino in fondo, cioè come delle cose che sono venute fuori e lui probabilmente non le aveva acquisite tutte pienamente. Quello che succede con tantissimi grandi romanzi che superano anche la persona, cioè probabilmente Tomasi di Lampedusa era molto più simile al Principe di Salina, cioè lui stesso, appunto, come dicevo, non riesce a raggiungere quella cosa lì. E probabilmente nella vita personale era ancora molto legato a questi titoli nobiliari, eppure dentro di lui c'è qualcosa che lo porta a scrivere che quei titoli non servono a niente, e lo porta a raccontare anche di un ceto sociale con cui lui ha avuto poco a che fare, perché lui era un nobile, ha sposato una nobile inglese, cioè ha avuto sempre a che fare con persone altolocate, quindi non è che è stato in mezzo ai contadini, ma riesce a descriverli in una maniera incredibile, perché probabilmente, appunto, riesce ad andare al di là di quel ceto. Cioè quella divisione in ceti in realtà è una casualità, quello che sei lo sai al di là di questo. E lui suggerisce che invece il ruolo di senatore venga dato a Calogero Sedara. Illusioni non credo che ne abbia più di me, ma è abbastanza svelto per sapere crearsele quando occorra. Cioè lui non è come me. Lui se le sa creare, sa fingere, non è giovane, ma ragiona come i giovani. Cioè sta riuscendo a infilarsi in questo momento. Concludiamo, soltanto mancano due pagine, concludiamo questa parte e poi facciamo una pausa. Io avrei bisogno di finire un pochino prima, cioè magari facciamo le domande, proprio di finire alle 6 in punto, quindi finiamo una mezz'ora prima e poi facciamo domande e considerazioni, perché altrimenti perdo il treno. E quindi magari adesso... sono le 3:30, finiamo questa parte, facciamo una piccola pausa, se volete c'è il caffè, giusto? C'è il caffè, vi facciamo un caffè. Ah, non lo so, perché io sto qui molto raramente, non so. Vabbè, vediamo, casomai troviamo, se no lo andiamo a prendere, vediamo, sì. Quindi finiamo questa cosa, appunto, mancano un paio di pagine alla conclusione del capitolo. Chevalier non è molto convinto di dare il titolo di senatore a Sedara, perché si rende conto, perché Chevalier è una brava persona, cioè viene fuori comunque come una persona onesta, che vorrebbe che le cose fossero diverse, anche se alla fine non dipende tutto da lui. Quello che gli dice... fino ai pagine 182, il clima si vince, perché lui ha fatto tutto il discorso sul clima, che la pioggia, l'aridità, tutto questo significa questo, questo e questo. Il ricordo dei cattivi governi si cancella, questo lo può dire però solo perché, vedete, tutte queste cose hanno a che fare con una memoria collettiva,
la memoria collettiva siciliana, che non è poi solo siciliana, in realtà è di tanti popoli, ma quella memoria collettiva che, certo, dall'esterno tu dici, vabbè, ricordo si cancella, ha a che fare molto anche con la storia personale. Avete idea di quando qualcuno vi dice, vabbè, questa cosa fai finta che non è successa, e tu gli dici, vabbè, perché tu non l'hai vissuta, è facile dirlo dal tuo punto di vista. A livello collettivo accade la stessa cosa, quindi è facile dire, vabbè, supera questo trauma, superate questo, il ricordo dei cattivi governi. Dal punto di vista dei siciliani invece questa cosa è molto più difficile. I siciliani vorranno migliorare, cioè, ma su, ma dai, ma tanto questa cosa passa, i siciliani vorranno migliorare. Se gli uomini non si ritirano, la strada rimarrà libera alla gente senza scrupoli, senza prospettive, ai sedara, e tutto sarà di nuovo come prima, per altri secoli. Ascolti la sua coscienza, principe, e non le orgogliose verità che ha detto. Collabori. Il principe orgoglioso, e questo l'abbiamo capito, questa cosa che dice è importantissima. Io purtroppo vorrei leggervi una cosa, però non voglio perdere tempo a cercarla. Però questa frase che dice Chevalier è la differenza, cioè è proprio... lui gli sta tendendo la mano, ma il principe non riesce a prenderla. È proprio un momento decisivo, cioè se gli uomini onesti si ritirano, la strada rimarrà libera alla gente senza scrupoli, senza prospettive, ai sedara. Pagina 182 alla fine. È una cosa, c'è un filosofo del Settecento inglese, Edmund Burke mi sembra, che ha detto una cosa simile, cioè il male vince quando gli uomini buoni non fanno il male, basta, ma non agiscono per il bene, cioè non fanno quello che potrebbero fare. È un discorso molto attuale. Immaginate, per esempio, cioè, piccola nota attuale, l'odio sul web. Che cosa succede spesso? Che le persone che odiano e che vanno in giro a insultare scrivono in continuazione. E quindi si ha l'impressione che siano tantissimi, e che, cioè, e quindi hai questa sensazione che ci sia questa marea di odio. Beh, questo dipende anche dal fatto che le persone che non hanno quell'odio, che non hanno tutto quell'odio da esprimere, stanno zitte, perché le altre fanno più baccano. E quello che succede, e succede veramente in tantissimi campi, e succede anche qui, se non prendiamo la storia come un progresso, ma la prendiamo come un... come dei cicli in cui spesso si ritorna a condizioni simili, è qualcosa che ritorna nella storia. Cioè ci sono questi momenti in cui arrivano i barbari, cioè arrivano quelli che sono più scaltri, come i sedara, e quindi riescono a rubare le terre, riescono a prendersi, a usurpare delle cose di quelli che non se ne accorgono, oppure che non vogliono perdere la decenza, non l'affetto, ma la decenza. Il problema qui è come si fa a non perdere la decenza e a non farsi fregare dai sedara. Questo è il grande problema della storia dell'umanità, perché di solito vincono i sedara. Oppure, questo accade per esempio in un Batman, c'è un episodio di Batman e Joker interessantissimo da questo punto di vista, dal punto di vista del rapporto tra bene e male, non mi ricordo qual è, di qualche anno fa, in cui succede una cosa del genere. Che cosa succede? Che per contrastare il male, e questo è il tranello che crea Joker, per riuscire a contrastare Joker devi diventare cattivo pure tu. O diventi cattivo o lui uccide i buoni. E non c'è la terza via. In realtà è questa terza via che va creata, ma Tomasi Lampedusa non ci dice come si fa. Ci dice solo: se non lo fate, finite come lui. Ma questa è la cosa interessantissima. Questa frase di Chevalier. Come? Beh, in quel caso non credo sia non mi ricordo. È la puntata, cioè, il primo di Nolan, in cui c'è un Joker che in realtà domina su, cioè parla del caos, e sì. Si diverte a fare degli esperimenti sociali. E c'è proprio un punto in cui sono persone civili, cioè civili e galeotti su una nave. Su una nave, e lui deve decidere se farli saltare tutti in aria, e loro sono loro in realtà sulla nave ad avere il pulsante. Quindi sono i civili contro i carcerati che dicono no, vogliamo morire, c'è tutto un trick. Ci sono due giochi lì. Uno è quello che dicevo io, non mi ricordo essenzialmente in particolare dove si crea, forse c'è quello delle due facce, tra l'altro, che è in gioco. Il politico, quello che due facce. Questa cosa qui è la teoria dei giochi in filosofia, dove c'è il dilemma del prigioniero.
È una cosa che ha a che fare appunto con la filosofia politica, probabilmente l'avrete sentito, ogni tanto nelle serie TV questa cosa la mettono in gioco perché è divertente vista dall'esterno, poi starci dentro no. L'idea è, per esempio, immaginate che veniate catturati insieme a un amico e venite interrogati separatamente, vi viene detto se tu lo accusi prendete 5 anni ciascuno, se lui ti accusa tu ne prendi 10. La teoria dei giochi è il dilemma del prigioniero. Il prigioniero dice: ma mi conviene dividere cioè accusare tutti e due e avere un po' meno, o rischiare che l'altro mi accusi? E questo su cosa si basa? Sulla mancanza di decenza. Cioè, se tu hai decenza, se mantieni la decenza, l'idea dell'affetto, tu non accusi l'altro. Se invece perdi quella decenza, tu, pur di guadagnarci qualcosa, preferisci dare una parte della pena all'altro. Questa è la teoria dei giochi. Teoria dei giochi, il dilemma del prigioniero. È qualcosa su cui si divertono moltissimo filosofi, teorici della politica, matematici e autori di serie TV. Perché anche qui è una teoria che poi si basa su cose che accadono realmente. Si basa su dei dilemmi morali. Cioè, come posso agire senza perdere la decenza? Perché il problema è quando io poi mi rendo conto, per esempio, che io ho accusato l'altro e l'altro non mi ha accusato. Chi sono io poi? Come vivo successivamente? Allora, quello che ci dice Tomasi Lampedusa è che accusare l'altro significa perdere la decenza. Ma non fare niente, cioè limitarsi, rimanere in questa dicotomia, in realtà ti condanna all'immobilità, cioè essere il Gattopardo. Il Gattopardo non accusa l'altro, perché è un principe. Ma dall'altra parte rimane bloccato perché non sa che altro fare. Sedar accusa l'altro e non gli interessa, come Tancredi, Sedar, Angelica e Santino e Turi, quindi anche dall'altro lato, accusano gli altri e non hanno dilemmi. Perché non hanno dilemmi? Perché non si domandano perché, si domandano solo come. Questa è una questione molto novecentesca. Negli anni in cui Tomasi Lampedusa scrive questo libro, Hannah Arendt scrive tra i suoi saggi, i suoi capolavori di teoria politica. Qualche anno dopo la pubblicazione del Gattopardo scriverà La banalità del male, che è il processo Eichmann a Gerusalemme, probabilmente lo conoscete questa cosa, quindi perché Eichmann è riuscito a uccidere un sacco di ebrei nei campi di sterminio, perché non si faceva delle domande, lui obbediva degli ordini. Poi in realtà ci sono anche altre teorie adesso che dicono che sia stato solo scaltro, cioè abbia voluto dare quest'idea. C'è un libro, una ricerca filosofica tipo di 600 pagine, che si chiama La verità del male, che sostiene che invece Eichmann avesse mentito solo per avere meno, sempre per la teoria dei giochi. Quindi come dire, ha deciso di passare per stupido, per una persona senza profondità, per essere scagionato, per avere una pena inferiore. Però è sempre questo, cioè è il non farsi delle domande, non domandarsi perché si compie qualcosa, quindi non avere un dialogo con se stesso. Il problema del principe è che fa solo monologhi nella sua vita. Il problema degli altri è che non li fanno. Quindi, di nuovo, il doppio movimento, cioè i personaggi che pensano e non agiscono, i personaggi che agiscono e non pensano, viene anche in questa cosa qui. Cioè, il principe fa dei continui monologhi con se stesso, cioè ha un dialogo interno molto forte. È per questo che assomiglia ad Amleto, che assomiglia a questi personaggi shakespeariani, che hanno un enorme dialogo con se stessi, ma non riesce ad agire. Gli altri, Tancredi, Angelica, Calogero, Sedara, non hanno un dialogo interno perché non hanno quella cosa dentro, cioè non hanno quell'essenza che parla, hanno solo la loro immagine esterna, falsa, e agiscono. E quindi entrambe le cose sono infruttuose. Ovviamente, se il protagonista è il principe, è perché il principe ha qualcosa che è molto più profondo, molto più prezioso di quello che hanno loro. Però il principe comunque non vince.
nessuno qui vince veramente a parte Giovanni, ma non ci si può limitare a questo, cioè non ci si può limitare al dialogo interno, bisogna passare al dialogo esterno, al dialogo fuori. Quindi è come se di nuovo fosse il sottolineare di nuovo questa dinamica, e ci sono, e per questo viene definito un romanzo orologio, perché tutte queste cose, cioè voi veramente lo potete aprire a caso e ci sono delle cose incredibili sotto tanti punti di vista, e tutte queste cose vengono, cioè è come, è incredibile che sia stato scritto in così poco tempo, perché sono veramente, si sono sedimentate. È come se ci fosse veramente un intreccio che va molto oltre la parola scritta, cioè all'interno di queste righe c'è molto molto di più. Allora, concludiamo questo capitolo adesso. Quindi questa frase di Chevalier è veramente decisiva, cioè se gli uomini onesti si ritirano, la strada rimarrà libera alla gente senza scrupoli, senza prospettive, ai Sedara. Quindi lui sa benissimo qual è, di che pasta è fatto Sedara, però il principe comunque non ci riesce. E gli dice alla fine di pagina 183: crede davvero lei, Chevalier, di essere il primo a sperare di incanalare la Sicilia nel flusso della storia universale? Chissà quanti imani musulmani, quanti cavalieri di Re Ruggero, quanti scribi degli Svevi, quanti baroni angioini, quanti legisti del Cattolico hanno concepito la stessa bella follia, e quanti viceré spagnoli, quanti funzionari di Carlo III, e chissà più chi siano stati. La Sicilia ha voluto dormire a dispetto delle loro invocazioni, perché avrebbe dovuto ascoltarli se è ricca, se è saggia o se è onesta, perché avrebbe dovuto ascoltarli se è ricca, se è saggia, se è onesta, se è da tutti ammirata e invidiata, se è perfetta, in una parola. Adesso anche da noi si va dicendo che la colpa è il cattivo stato delle cose, del feudalesimo, mia, per così dire. Quindi è trapelata quest'idea. Ma il fatto è che quello che qui sta dicendo è che i siciliani si credono perfetti. E questo è il problema. La ragione della diversità deve trovarsi in quel senso di superiorità che barbaglia in ogni occhio siciliano, che noi stessi chiamiamo fierezza, che in realtà è cecità. Per ora, per molto tempo, non c'è niente da fare. Compiango, ma in via politica non posso porgere un dito, me lo morderebbero. Questi sono discorsi che non si possono fare, siciliani. Ed io stesso, del resto, se queste cose me le avesse dette lei, me ne sarei avuto a male. E a un certo punto conclude il dialogo dicendo: è tardi, Chevalier, dobbiamo andare a vestirci per il pranzo, devo recitare per qualche ora la parte di uomo civile, cioè mi devo rimettere a dialogare con gli altri per quanto possibile, anche se sto recitando. Che cosa sta dicendo? Quel senso di superiorità che barbaglia in ogni occhio siciliano, che noi stessi chiamiamo fierezza, che in realtà è cecità. E di nuovo un riferimento al condizionamento che noi vediamo qui rispetto alla Sicilia, ma lo possiamo vedere ovunque. Se tu sei identificato con il tuo condizionamento sociale, cioè con la tua educazione, e non vedi che quell'educazione è una crosta che separa quello che sei veramente da quello che puoi fare nel mondo, sei cieco. E quindi ti crederai perfetto. Perché perfetto? Cioè perfetto significa compiuto in senso etimologico, vuol dire che non hai niente da fare, che tutto è già com'è. Perfetto significa mediocre in questo senso. Cioè, il siciliano diventa mediocre quando pensa di essere, che non abbia, di non avere più niente da fare, che la sua sia la normalità civile, come dice prima, e che il resto sia stramberia. Cioè questo affannarsi a fare le cose, avete quella sensazione, che di nuovo è una sensazione molto italiana, ma perché ti affanni, perché ti dai da fare, ma tanto le cose vanno così, ma tanto è tutto così, ma tanto non cambia niente. E questa cosa, cioè questo senso, questo aderire completamente alla crosta, che impedisce l'azione vera. Qua c'è una descrizione bellissima, appunto, poi leggete quello che parte da intervista nel chiaro di livido, questa descrizione del paesino che si sveglia. E quindi viene descritto tutto quello che succede, gli uomini che vanno a cercare il lavoro. E quello che gli dice il principe quando lo accompagna per partire è, questa pagina 185, tutto questo, pensava, non dovrebbe poter durare, però durerà sempre, il sempre umano, ben inteso, un secolo, due secoli, e dopo sarà diverso, ma peggiore.
Noi fummo i gattopardi, i leoni. Quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti. Chi è lo sciacalletto? Sedara. Le iene. E tutti quanti, gattopardi, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra. Quindi questa cecità in realtà appartiene a tutti. Cioè è la cecità che appartiene a chi pensa di essere il sale della terra, cioè di essere così decisivo all'interno della terra, che tutto sia controllato dall'essere umano, quando non si rende conto che le dinamiche sono diverse e che l'essere umano invece... Perché lo dice lui? Perché lui ha quella passione per l'astronomia che vedremo adesso. Perché quella passione per l'astronomia è il suo bisogno di trascendenza ed è quello che lo distingue da tutti gli altri, anche da Concetta. Allora, siamo agli ultimi tre capitoli e... che sono tre capitoli bellissimi. Molto interessanti. Andiamo magari... Quello del ballo, che è la parte decisiva del film, per esempio, che è la parte sesta, siamo a pagina 211, lo attraversiamo, però non ci soffermiamo tantissimo, perché ci sono alcune cose interessanti, però le ultime due, cioè la morte di Don Fabrizio e la fine del libro, quindi Concetta, sono secondo me più interessanti. Altrimenti dobbiamo stare qui ancora delle ore. Allora, quindi siamo alla parte sesta. La parte quinta l'avevamo trattata prima, cioè quella di Padre Pirrone, che è questo intermezzo che tra il discorso con Chevalier e il ballo, che apparentemente non c'entra niente, però serve a farci capire che anche le persone di ceti sociali più bassi in realtà hanno le stesse dinamiche, perché le dinamiche sono tra persone. Non è solo il ruolo, cioè il ruolo può darti un'educazione, può passarti quella decenza, per esempio, di cui abbiamo parlato, può passarti delle istanze in più, però poi alla fine certe cose succedono al di là di questo. Ed è proprio il discernimento personale che fa in modo di non comportarsi in un modo piuttosto che in un altro. Allora, l'ultimo paragrafo di questo, di pagina 211. Che cosa succede? Siamo nel novembre 1862, quindi è stata fatta l'Unità d'Italia più o meno da un anno e mezzo, e mentre all'inizio i nobili di Palermo avevano paura di Garibaldi, in realtà poi si rendono conto che non è cambiato così tanto. Palermo in quel momento attraversava uno dei suoi intermittenti periodi di mondanità. I balli infuriavano. Dopo la venuta dei piemontesi, dopo il fattaccio di Aspromonte, fugati gli spettri di espropri e violenze, le 200 persone che componevano il mondo non si stancavano di incontrarsi, sempre gli stessi, per congratularsi di esistere ancora. Cioè, questa cosa questa cosa dove si trova? Si trova in romanzi esteri, cioè come si chiama, il Vanity Fair, cioè la Fiera delle Vanità, Tristram Shandy, cioè in questi grandi romanzi inglesi c'è questo, i romanzi stranieri, c'è questo tipo di umorismo, o in Oscar Wilde, per esempio, cioè lì c'è. In Italia questa cosa è proprio strana, e per questo i critici avevano questo imbarazzo che hanno dovuto etichettare in qualche modo, ma lui, altro che romanzo reazionario, sta dicendo per congratularsi di esistere ancora. Un romanzo che dice proprio, urla proprio, no, non ci sono. Esatto. Stanno finendo, è bene che finiscano, però guardate che finendo si sta perdendo anche qualcos'altro di importante. Cioè è questo che dice il romanzo, ma è chiaro. E abbiamo letto solo una minima parte... Cioè, ne abbiamo letto una minima parte, ma lo urla con estrema raffinatezza, però lo sta dicendo proprio molto molto chiaramente, è per questo che è piaciuto al pubblico, ma la critica non ha avuto proprio l'umiltà di leggerlo con attenzione, perché se l'avesse letto con attenzione le cose erano scritte, cioè proprio... Ma perché questo dipende dal post-crucianesimo, dipende, questo lo dice molto chiaramente Samonà nel 74, e lo dice, trovate anche su, ho visto anche su internet degli articoli in cui si dice che il romanzo non è stato capito e che sono stati pochi i critici che l'hanno capito veramente, ma perché avevano delle etichette, cioè ragionavano, dicevano il romanzo bello deve avere questo, questo e quest'altro criterio. Avete presente L'attimo fuggente?
dove c'è il professore che fa strappare la pagina del libro in cui si dice che la poesia bella deve rispettare quegli assi cartesiani. Si faceva così la critica letteraria in quel tempo, dopo la Seconda Guerra Mondiale in particolare. E chi non riusciva a liberarsi? Montale, per esempio, parlò benissimo del libro. E se non mi sbaglio, è possibile che sia stato lui a vedere un parallelismo con Ippolito Nievo, perché io avevo pensato a questa cosa e poi l'ho ritrovata. Credo sia stato, no, è stato Moravia. Anche Moravia ha parlato bene del romanzo. Che mi ricordava che io, mentre leggevi questa impotenza, molto la noia di Moravia, tra l'altro. Perché lui l'ha capito. Sentire ma non fare. Sì, perché alcuni degli intellettuali di quel periodo l'hanno capito. È molto, in un certo senso, non mi ricordo un po' Pasolini, perché Pasolini lo conosce, cioè non è perché purtroppo ora vengono estrapolate delle frasi a caso, ma anche Pasolini aveva questo tipo di senso di finitezza. È molto gattopardesco, ma in senso vero Pasolini. Comunque, qui poi entriamo, per esempio un altro romanzo che volevo citare, che mi è tornato in mente, rileggendo Il Gattopardo, è Il Maestro e Margherita, che è un romanzo, esattamente, viene pubblicato, scritto tra il 28 e il 40, pubblicato nel 66-67, quindi Tomasini Lampedusa non l'ha letto, ma ci sono delle caratteristiche molto simili, anche un umorismo che c'è in quei romanzi. Anche Il Maestro e Margherita è un romanzo russo che non ha niente dei romanzi classici russi. Ed è umorista. Perché? Perché c'è dentro un'ironia, che è un'ironia vera, che è un'ironia amara, ma la differenza tra Voland, che sarebbe il diavolo, e Gattopardo è che Voland non è umano. Il Gattopardo invece è pienamente umano. E quindi si rende conto di non essere un dio, si rende conto della sua finitezza. Per cui Voland alla fine sa come andranno le cose, perché ha la preveggenza, perché ha già previsto tutto. Ma sono delle condizioni, cioè io non mi è venuto in mente, perché ovviamente non sono sovrapponibili, però sono molto interessanti. C'è un senso di ironia che è molto simile. Anche questo prendere in giro la classe, non so se l'avete letto Il Maestro e Margherita, ma è anche quello un grandissimo capolavoro moderno che nasce sulle basi dei romanzi russi, così come questo nasce sulle basi di tanti altri romanzi, ma che riesce che ha una struttura completamente diversa e che ha un umorismo che quelli non avevano. Cioè sono dei romanzi estremamente moderni, ma che hanno delle basi solidissime che i romanzi moderni non hanno, perché se voi andate a leggere tanti romanzi italiani del 50, cioè scritti tra il 54 e il 56, sono completamente diversi, anche perché in quel tempo di cosa si parlava? Della Resistenza. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ci sono stati fiumi di libri sulla Resistenza, importantissimi, cioè sono stati autori veramente fondamentali, ma lui fa una cosa, è un po' come, ora io faccio, però mi viene in mente come impostazione, è come Fabrizio De André, che a un certo punto, in un tempo in cui non c'entrava niente, pubblica La Buona Novella, e dice vabbè che c'entra? Sottraendo La Buona Novella tutto quello che aveva di cattolico, cioè sottraendo Evangeli tutto quello che avevano di cattolico, ma cercando di restituire quella cosa. Cioè è questa discronia, cioè il fatto di scrivere in un tempo in cui tutti scrivono una certa cosa, una cosa che non c'entra niente. Quindi dopo aver fatto Il Bombarolo, mi sembrava, era il disco precedente, di andare a fare La Buona Novella. Quindi, ma che cosa c'è? Cioè, che cosa mi fa ascoltare adesso che cioè, è il momento di agire? Mi fa ascoltare una cosa che ho già sentito tante volte, ma non è quella cosa che hai sentito tante volte. Il Maestro e Margherita e Il Gattopardo sembrano qualcosa che abbiamo già sentito, ma non le abbiamo mai sentite così. E per questo sono dei capolavori. Allora, andiamo, perché io ho detto che sarei stata veloce e poi... vabbè, la cosa interessante è questa, cioè questo modo di prendere molto in giro tutta questa società. Cioè praticamente cosa succede al ballo? Che vengono invitati, però per farli invitare hanno dovuto fare dei ricevimenti, insomma sono riusciti a far invitare a questo ballo dei nobili anche Calogero, Sedara e Angelica. Quindi Angelica viene finalmente, fa il suo debutto nella società di questi 200 queste 200 persone che formavano il mondo. E quello che fa, stavolta Calogero Sedara ha un frac decente,
perché Tancredi glielo fa fare. Il fatto è che si mette tra l'altro una spilletta che poi Tancredi gli sottrae, una spilletta a Garibaldina, invece lì comunque quelle cose non le dovevi esibire. E quello che lui fa, che lui ha fatto in questi due anni di fidanzamento con Angelica, è stato insegnarle l'impassibilità, questo fondamento della distinzione. E quindi quando lei saluta la padrona di casa, fu una non spontanea ma riuscitissima mescolanza di modestia virginale, alterigia neo-aristocratica e grazia giovanile. Cioè, pensate, prima di scrivere questa frase probabilmente, cioè, c'è veramente una riflessione incredibile dietro questi termini. Cioè, dietro veramente avrebbe potuto dire alterigia aristocratica, invece dicendo alterigia neo-aristocratica ci sta dicendo tantissime altre cose che non scrive, però ce le fa capire. È per questo che va letto lentamente. E di quei romanzi che hanno bisogno, cioè tu devi stare lì e lo devi ascoltare, non devi... Ricordi l'inizio quando lui scrive la lettera che accompagna, che sono le sue volontà? Sì. Dice: io, cioè, leggete bene, fammi sapere che ne pensi, perché io ho pensato bene a ogni parola che ho messo nel Federico, che io ho cominciato a leggere punto per punto, perché dice: leggete bene, ogni parola è ben soppesata. Sì, sì, c'è un'attenzione incredibile, che è una cura per le parole. Nessuna è lasciata a caso. Sì, è una cura per le parole che oggi è difficilissima da trovare. È molto difficile, di solito oggi nei romanzi italiani in particolare, o c'è una lingua complicatissima, ma è complicata, non veicola messaggi profondi, o è complicatissima o è semplicissima. Ci sono alcuni casi, non è che ovviamente ci sono dei casi di una, come dire, un romanzo italiano che ha uno spessore diverso rispetto al solito, però c'è questa enorme corrente che non ha, che si pone proprio in discontinuità rispetto ai grandi romanzi italiani, anche quelli del Novecento. Allora, poi qui è divertentissimo, pagina 216, che dice: i palermitani sono dopo tutto degli italiani, sensibili quindi quanti altri mai al fascino della bellezza, del prestigio, del denaro. Qui parla sempre di Tancredi. Allora, la cosa interessante, perché anche qui sarebbero tantissime cose da dire, pagina 221, quindi durante questo ballo che cosa succede? Che, intanto è bellissima questa cosa, loro si trovano appunto in questo palazzo, che è il Palazzo Ponteleone, e lui dice: si credevano eterni, una bomba fabbricata a Pittsburgh, Penn, doveva nel 1943 provar loro il contrario. Questi flash forward, cioè queste informazioni che ci dà su quello che succederà in futuro, ce le dà molto spesso, e questa è un'altra di quelle caratteristiche che i romanzi storici non hanno, e questa ironia, questo dire vabbè va a finire così, perché tanto non è dirti come va a finire la cosa importante. Cioè loro si credono eterni, però poi a un certo punto c'è stata questa cosa successivamente. Questa è una cosa estremamente moderna, questo modo di fare flash forward così, cioè proprio di dirti in una frase finisce in questo modo. Che cosa succede? Che Calogero Sedara si trova per la prima volta in questo palazzo Ponteleone, questo palazzo nobiliare. E quello di cui si rende conto, vedendo una stanza fatta tutta di oro zecchino, è appunto la differenza rispetto a quello a cui è abituato. Gli dice: bello principe, bello, cose così non se ne fanno più adesso al prezzo attuale dell'oro zecchino. Quindi pensa comunque sempre al valore monetario delle cose. Sedara si era posto vicino a lui, i suoi occhietti svegli percorrevano l'ambiente, insensibili alla grazia, attenti al valore monetario. E questa è una grandissima differenza. Cioè, lui, che è la classe che viene, la classe che sta scalando, è insensibile alla grazia. Non guarda la bellezza, guarda solo quanto costa fare quella cosa. Don Fabrizio a un tratto sentì che lo odiava. Era l'affermarsi di lui, di 100 altri suoi simili, ai loro oscuri intrighi, alla loro tenace avarizia e avidità, che era dovuto il senso di morte che adesso incupiva questi palazzi. Si doveva a lui, ai suoi compari, ai loro rancori, al loro senso di inferiorità, al loro non essere riusciti a fiorire, se adesso anche lui, Don Fabrizio, gli abiti neri dei ballerini ricordavano
anche a lui, Don Fabrizio, gli abiti neri dei ballerini ricordavano le cornacchie che planavano alla ricerca di prede putride al di sopra dei valloncelli sperduti. Ebbe voglia di rispondergli malamente, di invitarlo ad andarsene fuori dai piedi, ma non si poteva, era un ospite, era il padre della cara Angelica, era forse un infelice come gli altri. Era forse un infelice come gli altri. Perché alla fine tutti sono infelici, a parte sempre il nostro solito Giovanni, che è la nostra speranza, perché poi magari se fosse stato lì, se avesse voluto parlare, sarebbe stato comunque infelice anche lui, ma noi abbiamo la speranza che almeno lui abbia fatto qualcosa. E quello che lui qui, è come se lui toccasse sempre di più da vicino la morte. Allegria proprio in conclusione di questo romanzo, ma è molto interessante perché la pagina 222 dice: com'era possibile infierire, cioè lui si guarda intorno, comincia ad attraversare queste stanze, comincia a guardare queste persone completamente identificate con il loro ceto, con i loro privilegi, con i loro interessi personali, con i vestiti, con le cortesie, eccetera eccetera, e si accorge che tutti moriranno. Quindi quello che ha detto prima è solo, cioè ha dato al lettore solo un'idea, cioè si credevano eterni, una bomba fabbricata a Pittsburgh, Penn, doveva nel 1943, penserebbe Pennsylvania, nel 1943 provar loro il contrario. Poi, una pagina dopo dice: com'era possibile infierire contro chi se ne è sicuri dovrà morire? Voleva dire essere vili, come le pescivendole che 60 anni fa oltraggiavano i condannati nella piazza del mercato. Anche le scimmiette sui puff, che erano queste ragazzine che dicevano Maria, Maria, Maria che caldo, Maria che coma, quindi immagina, erano, starnazzavano, oddio, in continuazione, si è staccato di nuovo qualcosa? No, è acceso. Anche le scimmiette sui puff, anche i vecchi babbei suoi amici, che erano suoi coetanei, erano miserevoli, insalvabili e cari come il bestiame che la notte mugola per le vie della città, condotto al macello. Cioè alla fine si rende conto che tutti questi moriranno. All'orecchio di ciascuno di essi sarebbe giunto un giorno lo scampanellio che aveva udito 3 ore fa dietro San Domenico, perché quando stavano per arrivare al ballo c'è questo scampanellio che dà l'idea che è appena morto qualcuno lì vicino. Non era lecito odiare altro che l'eternità. E qui la differenza tra il Gattopardo e Volan del Maestro Margherita. Perché lui non è eterno, è questo senso di finitezza che lo accomuna più appunto ad Amleto che a Volan. E quindi il fatto che alla fine tutti muoiono, che alla fine anche, e questo aiuta, questo si rischia l'effetto ecclesiaste che abbiamo detto e l'abbiamo ripetuto tante volte, però aiuta anche a non odiare, ed è quello che manca agli altri, aiuta a disidentificarsi da tutte queste cose, se alla fine ci si rende conto che sono tutti dei poveretti, che sono incastrati, che sono bloccati dalla loro crosta, incastrati nel loro ruolo, e probabilmente non si rendono conto che alla fine moriranno. E quello che lui si dice è, alla fine pagina 222, sono forse più intelligente, sono certamente più colto di loro, ma sono della medesima risma, con essi devo solidarizzare, cioè alla fine sono parte anch'io di questa cosa. C'è questa cosa del quadro che vi ho detto, e alla fine c'è questo ballo con Angelica, lui si trova appunto nella biblioteca, lui fa questi giri, comincia a sentirsi un po' male, si va a sedere su un divano nella biblioteca di Diego, appunto questo nobile che aveva dato la festa, arrivano Tancredi e Angelica e Angelica lo prega di fare un ballo con lui, vuole fare una mazurka, lui dice guarda per la mazurka le gambe non mi reggono più, facciamo un valzer, comincia questo valzer, all'inizio un po' vergognandosi, perché era un bravo ballerino, però comunque si vergogna, non è più abituato, e si dice ad ogni giro un anno gli cadeva giù dalle spalle. Presto si ritrovò come a 20 anni, quando in questa sala stessa ballava con Stella, la moglie, quando ignorava ancora cosa fossero le delusioni, il tedio, il resto. Per un attimo quella notte la morte fu di nuovo ai suoi occhi roba per gli altri. Quindi è curioso che nel momento in cui si avvicina a questa comprensione, poi accade qualcosa che lo fa di nuovo sentire giovane, che non è un tornare indietro, ma è un ricomprendere in un modo diverso qualcosa che aveva dimenticato. E qui ci sono delle descrizioni di cibi, di cose bellissimi. E però quello che si rende conto alla fine di questo ballo,
quando si rende conto che aveva ritrovato questa, tutto questo vigore, però era comunque, era diventato anziano, almeno i suoi occhi, perché in realtà oggi alla sua età si è adulti semplicemente, non si è anziani a 45 anni, ma ai suoi occhi era anziano rispetto a questi ventenni. Si parla ovviamente di un secolo e mezzo fa, agli occhi di questi ventenni che l'avevano invitato a cenare con lui, si sentiva anziano e dice: meglio annoiarsi che annoiare gli altri. E che cosa succede? La conclusione del ballo, qui andiamo veloci perché appunto ci sono questi due capitoli finali che sono la morte del principe e Concetta, che vale la, che iniziano però con questa conclusione di questo capitolo. Quindi qui che cosa è successo? C'è stata la presentazione di Angelica in società, c'è stato questo ballo che è il contatto più diretto che lui ha con Angelica, mentre, perché mentre ballano gli appoggia la testa sui suoi capelli, quindi sente i suoi odori, è il contatto più intimo che avrà mai con lei, almeno rispetto a questa versione del Gattopardo. E quello che succede è che però dopo aver ripreso questo vigore, lui comunque ritorna a essere solo. E quando tutti decidono, praticamente quando è già mattina, di andare via dal ballo, quando la famiglia si fu messa in carrozza, Don Fabrizio, pagina 232, disse che sarebbe tornato a casa a piedi. Un po' di fresco gli avrebbe fatto bene. Aveva un'ombra di mal di capo. La verità era che voleva attingere un po' di conforto guardando le stelle. Ve n'era ancora qualcuna proprio sua allo zenith. Come sempre il vederle lo rianimò. Erano lontane, onnipotenti e nello stesso tempo tanto docili ai suoi calcoli. Lui aveva trovato anche delle comete, mi sembra, aveva fatto dei calcoli matematici, aveva ricevuto una medaglia alla Sorbona, ha avuto anche delle soddisfazioni da quel punto di vista. Proprio il contrario degli uomini, troppo vicini sempre, deboli e pur tanto riottosi. Questo contatto con le stelle è quello che lo contraddistingue da tutti gli altri personaggi del romanzo. Nelle strade vi era di già un po' di movimento, qualche carro con cumuli di immondizia alti quattro volte l'asinello grigio che li trascinava, un lungo barroccio scoperto portava accatastati buoi uccisi poco prima del macello. Tutte queste descrizioni sono descrizioni anche queste incredibili, noi non le abbiamo lette perché sono veramente tantissime, ma è tutto descritto così. Un lungo barroccio scoperto portava accatastati, quindi tu ti immagini intanto questo mezzo di trasporto, portava accatastati i buoi uccisi poco prima al macello, già fatti a quarti e che esibivano i loro meccanismi più intimi con l'impudicizia della morte. A intervalli una qualche goccia rossa e densa cadeva sul selciato. Da una viuzza traversa, quindi subito dopo che ci ha parlato delle stelle, ci fa vedere invece proprio la mortalità. Da una viuzza traversa intravide la parte orientale del cielo, al di sopra del mare. Venere stava lì, avvolta nel suo turbante di vapori autunnali. Essa era sempre fedele, aspettava sempre Don Fabrizio alle sue uscite mattutine, a donna fugata prima della caccia, adesso dopo il ballo. Don Fabrizio sospirò. Quando si sarebbe decisa a dargli un appuntamento meno effimero, lontano dai torsoli e dal sangue, nella propria regione di perenne certezza. È questa Venere che lui desidera. E nell'ultimo capitolo, cioè nella parte penultimo capitolo, parte settima, sembra quasi che sono passati 20 anni, ma in realtà sembra che il discorso continui a filare come se non ci fosse stata un'interruzione tra la sera del ballo e questa giornata, che è la giornata in cui Don Fabrizio muore. Quindi pagina 235. Don Fabrizio quella sensazione la conosceva da sempre. Erano decenni che sentiva come il fluido vitale, la facoltà di esistere, la vita insomma, e forse anche la volontà di continuare a vivere, andassero uscendo da lui lentamente, ma continuamente, come i granellini che si affollano e sfilano ad uno, senza fretta e senza soste, dinanzi allo stretto orifizio di un orologio a sabbia. Quindi, la sensazione che
questa volontà di continuare a vivere uscisse da lui lentamente, ma continuamente, come i granellini che si affollano e sfilano ad uno ad uno. Avete presente l'immagine? Quindi l'immagine di tutti questi granellini che si affollano e sfilano ad uno, senza fretta e senza soste. Cioè, questo, avete presente le parche nella cultura greca? Cioè, questo filare continuo che non ha fretta ma non si ferma. Quindi questo moto continuo, è per questo che non c'è soluzione di continuità tra il capitolo precedente e questo, anche se sono passati 20 anni, perché questa cosa ha continuato a esistere senza sosta. Dinanzi allo stretto orifizio di un orologio a sabbia, quindi lo spazio minimo, che è proprio quello di un filo, e però piano piano tutti questi granellini cominciano a sfilare. In alcuni momenti di intensa attività, di grande attenzione, questo sentimento di continuo abbandono scompariva. Quindi nei momenti in cui lui era molto attivo, in momenti che potevano essere anche di distrazione, in cui lui non si rendeva conto di questa cosa, spariva. Per ripresentarsi impassibile alla più breve occasione di silenzio o di introspezione. Come un ronzio continuo all'orecchio, come il battito di una pendola, si impongono quando tutto il resto tace e ci rendono sicuri allora che essi sono sempre stati lì vigili anche quando non li udivamo. Cioè, quindi questa sensazione, che cosa vi fa pensare? Perché io ho pensato una cosa che ha a che fare di nuovo con la cultura greca, che è Ananke. Che cosa dice lui quando vede il ragazzo, il cadavere all'inizio? A pagina 36, l'immagine di quel corpo sbudellato riappariva però spesso nei ricordi come per chiedere che gli si desse pace nel solo modo possibile al principe, superando e giustificando il suo estremo patire in una necessità generale. Quest'idea delle parche, cioè quest'idea del filo, dei granellini che sfilano, ha a che fare con la sensazione di quello che sta, cioè che questa vita sta sfumando progressivamente, ma anche col senso di necessità. Con il domandarsi perché, che è la domanda che gli altri non si fanno, perché si domandano solo come. In tutti gli altri momenti gli bastava sempre un minimo di attenzione per avvertire il fruscio dei granelli di sabbia che sgusciavano via lievi. Questa cosa viene ricordata, cioè si ritrova in tanti romanzi, no? Questa sensazione di avere sempre... lui comincia ad avvertire proprio la morte, che vede come una Venere, come Venere, che è sempre vicino a lui e si avvicina sempre di più. E che ancora non lo raggiunge, ma che prima o poi lo raggiungerà. Gli bastava sempre un minimo di attenzione per avvertire il fruscio dei granelli di sabbia che sgusciavano via lievi, degli attimi di tempo che evadevano dalla sua vita e lo lasciavano per sempre. La sensazione del resto non era prima legata ad alcun malessere, anzi, questa impercettibile perdita di vitalità era la prova, la condizione, per così dire, della sensazione di vita. Quindi era una sensazione, una percezione raffinata, non era una perdita di vitalità, era l'attenzione che gli faceva avvertire questa cosa, non era l'effetto ecclesiastico, cioè non era la mancanza di azione in questo caso. E per lui, avvezzo a scrutare spazi esteriori illimitati, ad indagare vastissimi abissi interiori, quindi questo dialogo continuo, essa non era per nulla sgradevole. Era quella di un continuo, minutissimo sgretolamento della personalità, congiunto però al presagio vago del riedificarsi altrove di una individualità, grazie a Dio, meno cosciente. Questo grazie a Dio, non si capisce se grazie a Dio o grazie a Dio meno cosciente, ma più larga. Quindi che cos'è? Cioè questa sensazione per nulla sgradevole, questo ricordarsi che si muore, che è una cosa di cui parla tantissima letteratura, proprio di tutta la storia dell'umanità, è qualcosa che gli altri hanno perso, perché gli altri sono tutti nello spirito presente, non si ricordano che si muore, non lo vogliono vedere. Lui invece lo vede e per lui non è sgradevole. Quei granellini di sabbia non andavano perduti, scomparivano sì, ma si accumulavano chissà dove per cementare una mole più duratura. E questa è probabilmente l'eternità che lui odiava, che ha odiato la sera del ballo, ma che poi in realtà ricercava e pensava che avrebbe raggiunto così. Mole, però, aveva riflettuto, non era la parola esatta, pesante com'era, e granelli di sabbia d'altronde neppure. Erano più come delle particelle di vapor acqueo che esalassero da uno stagno costretto per andar su nel cielo a formare le grandi nubi leggere e libere.
C'è veramente questo capitolo andrebbe tutto letto, perché ci sono delle considerazioni veramente bellissime, cioè andrebbe veramente tutto letto, perché questo è probabilmente il capitolo più bello su tutti i punti di vista. Cioè ogni capitolo ha un episodio in particolare, ha un significato, cioè lo potremmo riassumere ogni capitolo con un elemento importante del libro. Questo in particolare però potrebbe veramente essere un libro a sé, nel senso che è proprio, cioè sarebbe tutto da leggere da cima a fondo. Lui dove sta morendo? Sta morendo in un albergo. Lui è andato a Napoli da un dottore per farsi curare, ma in realtà si rende conto che non ha, cioè sta per morire. Fa questo viaggio in treno, gli hanno detto di non fare questo viaggio via terra, perché il viaggio in treno Napoli-Palermo era tipo 36 ore al tempo. Fa questo viaggio, arrivano tutti, Angelica, Tancredi, tutte le figlie, il nipote, e lo portano in un albergo perché si rendono conto che lui non riuscirebbe ad arrivare fino alla loro casa, che è lì vicino, però non riuscirebbe a fare quelle strade di campagna che portano alla Villa Salina. Quindi lo portano in questo albergo, il padrone dell'albergo, uno svizzero, è un po' scocciato che questo stia morendo lì, perché all'inizio probabilmente non lo sa, ma poi si capisce, arriva il medico, arriva il prete per l'estremunzione, insomma è scocciato che questo stia morendo lì, e quindi lui si ritrova, comincia a rendersi conto che sta per morire, comincia ad avere difficoltà a parlare, quindi le cose che vorrebbe dire non le dice, quando il prete lo confessa gli vengono solo dei peccati meschini, quindi alla fine non riesce a dire niente, il prete gli dice sì sì ti assolvo, poi si ritrova tutti davanti e all'inizio gli sembrano degli sconosciuti, quindi ci sono tutti questi momenti che durano in realtà una manciata di ore, ma che sono molto importanti. E la cosa importante è sono tutte le considerazioni che fa sulla felicità. Intanto si rende conto che l'ultimo Sarina era lui, a pagina 241. Puoi controllare, Matilde, come va questa cosa? L'ultimo Sarina era lui, il gigante sparuto che adesso agonizzava sul balcone di un albergo. Perché il significato di un casato nobile è tutto nelle tradizioni, nei ricordi vitali, e lui era l'ultimo a possedere dei ricordi inconsueti, distinti da quelli delle altre famiglie. Fabrizietto, che è il nipote, avrebbe avuto dei ricordi banali, eguali a quelli dei suoi compagni di ginnasio, ricordi di merende economiche, di scherzucci malvagetti agli insegnanti, di cavalli acquistati avendo l'occhio al loro prezzo più che ai loro pregi, che è la stessa cosa che fa Sedara, che non guarda la grazia della stanza ma guarda il prezzo. Ed il senso del nome si sarebbe mutato in vuota pompa, sempre amareggiata dall'assillo che altri potessero pompeggiare più di lui. Si sarebbe svolta la caccia al matrimonio ricco, quando questa sarebbe divenuta una routine consueta e non più un'avventura audace e predatoria come era stato quello di Tancredi, perché era il primo matrimonio fatto per quelle ragioni. L'ultimo era lui, quel Garibaldi, quel barbuto Vulcano, aveva dopo tutto vinto. Quindi era l'ultimo Salina. E tra l'altro non più ricordato come il Gattopardo, ma ricordato, lo dice un attimo prima, di lui sarebbe rimasto soltanto il ricordo di un vecchio e collerico nonno che era schiattato in un pomeriggio di luglio proprio a tempo per impedire al ragazzo di andare a fare bagni a Livorno. Quindi immagina, questa è una condizione universale, nel senso che questo ragazzino voleva andare in vacanza a Livorno, però il nonno gli è morto giusto a luglio e lui ha dovuto annullare le vacanze. Lui stesso aveva detto, l'aveva detto nel libro, che i Salina sarebbero sempre rimasti Salina, invece no, l'ultimo Salina è lui. Allora, i momenti felici. Pagina 243. Faceva il bilancio consuntivo della sua vita. Voleva raggranellare fuori dall'immenso mucchio di cenere delle passività. Ricordate l'espressione mucchio di cenere? Le pagliuzze d'oro dei momenti felici. Eccoli. 2 settimane prima del suo matrimonio, 6 settimane dopo. Mezz'ora in occasione della nascita di Paolo, quando sentì l'orgoglio di aver prolungato di un rametto l'albero di casa Salina. L'orgoglio era abusivo, lo sapeva adesso, ma la fierezza vi era stata davvero.
alcune conversazioni con Giovanni, il nostro amato Giovanni, prima che questi scomparisse, alcuni monologhi per essere veritieri, durante i quali aveva creduto scoprire nel ragazzo un animo simile al suo. Ma perché? Perché parlava da solo, non l'aveva realmente ascoltato, tant'è che non aveva previsto che questo ragazzo volesse andarsene. Il ragazzo scappa, loro pensano che sia sparito, sia morto, e poi a un certo punto gli fa sapere che è andato via. Molte ore in osservatorio, assorte nell'astrazione dei calcoli e nell'inseguimento dell'irraggiungibile. Ma queste ore potevano davvero essere collocate nell'attivo della vita? Non erano forse un'elargizione anticipata delle beatitudini mortuarie? Non importava. C'erano state. Quel che rimaneva di Don Fabrizio pensò a quanto fiele venisse in quel momento mescolato a tante... sì, perché qua a un certo punto si sente una musica fastidiosa. E quindi lui pensa a tutti quelli che stanno morendo sentendo dei rumori fastidiosi. Tancredi, quindi c'è questo intermezzo e noi pensiamo che siano stati solo quelli i momenti felici, invece no, a un certo punto si ricorda Tancredi. Certo, molto dell'attivo proveniva da lui. La sua comprensione è tanto più preziosa in quanto ironica, il godimento estetico di vedere come si destreggiasse fra le difficoltà della vita, l'affettuosità beffarda, come si conviene che sia. Quindi questo gli rimane di Tancredi. Dopo i cani, ed elenca i cani che gli sono stati vicini. Fufi, Tom, Svelto, Bendicò, Pop, qualche cavallo. E poi vi erano le prime ore dei suoi ritorni a Donna Fugata. Il senso di tradizione e di perennità espresso in pietra ed in acqua, il tempo congelato, lo schioppettare allegro di alcune cacce, quindi si ricorda quelle cacce nelle prime ore del mattino con Ciccio, appunto, con Ciccio Tumeo, il massacro affettuoso dei conigli e delle pernici, alcune buone risate con Tumeo, alcuni minuti di compunzione al convento fra l'odore di muffa e di confetture, perché loro a Donna Fugata avevano un convento di un ordine che era stato iniziato da appunto una salina, e quindi alcuni minuti di compunzione in quel convento rimanevano tra i suoi ricordi felici, perché lui era l'unico, tra l'altro l'unico uomo insieme al re che poteva entrare nel convento, e questo gli dava tantissima soddisfazione. Era le solite lusinghe che scendevano come acqua sulle ninfe, questo nutrimento di cui sentiva il bisogno, di cui non poteva fare a meno, che probabilmente era uno dei suoi limiti. Vi era altro? Sì, vi era altro, ma erano di già pepite miste a terra, cioè era già un livello più grossolano di felicità. I momenti soddisfatti nei quali aveva dato risposte taglienti agli sciocchi. ormai che lo conosciamo un po' ci rendiamo conto che è proprio nel personaggio. La contentezza provata quando si era accorto che nella bellezza e nel carattere di Concetta si perpetuava una vera Salina. Qualche momento di foga amorosa, quello quindi viene molto molto dopo. La sorpresa nel ricevere la lettera di Arago, che spontaneamente si congratulava per l'esattezza dei difficili calcoli relativi alla cometa di Huxley. E perché no? L'esaltazione pubblica quando aveva ricevuto la medaglia in Sorbona, la sensazione delicata di alcune sete di cravatte, l'odore di alcuni cuoi macerati, si sente? Sì. Di alcuni cuoi macerati, l'aspetto ridente, l'aspetto voluttuoso di alcune donne incontrate e sentite, perché questo è importante anche per dopo. Quella intravista ancora ieri alla stazione di Catania, cioè stava morendo, però aveva comunque l'occhio lungo. Quella intravista ancora ieri alla stazione di Catania, mescolata alla folla col suo vestito marrone da viaggio, i guanti di camoscio, ma voi lo vedete, cioè proprio riesce proprio a dipingere. Guanti di camoscio che era sembrata cercare il suo volto disfatto dal di fuori dello scompartimento insudiciato. E che cosa pensa alla fine? Che è veramente un pensiero molto amaro. Ho 73 anni, all'ingrosso ne avrò vissuto un totale di 2-3 al massimo. E i dolori, la noia, quanti erano stati? Inutile sforzarsi a contare, tutto il resto, 70 anni. Sentì che la mano non stringeva più quella dei nipoti. Tancredi si alzò in fretta e uscì. Non era più un fiume che rompeva da lui, ma un oceano tempestoso, irto di spume e di cavalloni sfrenati, perché invece sentiva che Tancredi aveva ancora tanta vita. Questa è una delle descrizioni della morte più bella, secondo me, che ci siano stati. Comunque si raccolgono tutti intorno a lui e a un certo punto lui all'inizio non li riconosce, poi li riconosce e dice: fra il gruppetto ad un tratto si fece largo una giovane signora, snella,
con un vestito marrone da viaggio ad ampia tournure, con un cappellino di paglia ornato da un velo a pallottoline che non riusciva a nascondere la maliosa avvenenza del volto. Insinuava una manina inguantata di camoscio fra un gomito e l'altro dei piangenti. Si scusava, si avvicinava. Quindi lui stava guardando la morte che stava aspettando con le sembianze di quella donna, l'ultima donna che aveva desiderato il giorno prima. Era lei, la creatura bramata da sempre, che veniva a prenderlo. Strano che così giovane com'era si fosse arresa a lui. L'ora della partenza del treno doveva essere vicina. Giunta faccia a faccia con lui, sollevò il velo e così, pudica ma pronta ad essere posseduta, gli apparve più bella di come mai l'avesse intravista negli spazi stellari. Il fragore del mare si placò del tutto. Ma non finisce qui. Il film finisce alla fine del ballo, cioè, per cui i film purtroppo sono così, soprattutto quando si parla di romanzi che hanno dentro così tanto, quindi così tante emozioni, così tante atmosfere. È difficile che un film riesca a restituirle tutte. Quindi il film si conclude alla fine del ballo, lui si inginocchia, fa questa passeggiata da solo che abbiamo visto, lui si inginocchia e finisce lì. In realtà, come vedete, c'è questo capitolo sulla morte, di cui vi ho letto solo alcuni brani, ma che è veramente fortissimo, perché è proprio un congedo vissuto comunque in piena consapevolezza. Quindi al di là del fatto che lui fa un bilancio molto lucido, cioè non vuole darsi più di quello che merita, e quindi su 73 anni in realtà ne ha vissuti 70 di noia e insomma di emozioni negative in qualche modo, al di là di questo comunque si congeda e la desidera. Cioè la desidera come desidera l'eternità, come ha sempre desiderato l'eternità. E poi c'è l'ultimo capitolo. Ed è molto strano anche questo, perché di solito i romanzi classici nel senso i romanzi, perché il romanzo non è che abbia così tanti secoli proprio la struttura del romanzo, ma i romanzi che rispettano il canone finirebbero a quel capitolo. Cioè abbiamo letto quella cosa, ci ha commosso, ci ha scombussolato, finita lì. Questo no. Perché non rispetta il canone, perché va oltre quel tipo di canone e quindi finisce nel 1910, per cui il principe di Salina è morto nel luglio 1883 e questo romanzo finisce in realtà 27 anni dopo, sono passati 27 anni in più, la pagina 249. Che cosa accade? Che le signorine Salina hanno ereditato tutto, queste tre, non tutto, nel senso una ragazza si è sposata, Francesco Paolo è morto in un incidente col cavallo, Giovanni, lo sappiamo che Giovanni se n'è andato, e queste appunto le signorine Salina non si sono sposate e hanno avuto delle lotte interne per capire chi doveva essere la reale padrona di casa. La reale padrona di casa è Concetta, anche se non è la maggiore delle tre. E quello che succede è che loro creano una cappella all'interno della casa che non c'era originariamente, perché originariamente loro andavano a sentire la messa, loro facevano le confessioni a casa, quindi avevano il loro prete di casa che li confessava e ancora si faceva questa cosa. Quindi i nobili non si andavano a confessare, ma erano i preti che andavano a confessarli, però loro si erano volute fare la loro cappella, il loro rito privato. E che cosa succede? Questa cosa è divertentissima, perché a un certo punto io vi ho detto di ricordarvi delle reliquie di cui parla alla fine, la puzza delle reliquie, e all'inizio, quindi quando lui comincia a fare, cioè c'è il primo, ecco, quando lui passeggia in quel giardino, se vi ricordate con Bendicò, in cui si ricorda del cadavere, dice: ma il giardino c'erano profumi untuosi, carnali e lievemente putridi, come i liquami aromatici distillati dalle reliquie di certe sante. Questa cosa qui non è casuale, perché di reliquie di sante si parla qui, così come non è casuale il mucchietto di cenere. Allora, come comincia questo capitolo? Chi andava a far visita alle vecchie signorine Salina trovava quasi sempre almeno un cappello di prete sulle sedie dell'anticamera. Le signorine erano tre. Segrete lotte per l'egemonia casalinga le avevano dilaniate e ciascuna di esse, caratteri forti a proprio modo, desiderava avere un confessore particolare. Come in quell'anno 1910 si usava ancora che le confessioni avvenivano in casa, gli scrupoli delle prenitenti esigevano che esse fossero frequenti. A pagina 250,
che cosa succede? Che loro avevano cominciato a raccogliere reliquie e quindi si erano costruiti questa cappella molto semplicemente, cioè con, come dire, l'avevano fatta in 4 e 4 8 e avevano cominciato a riempire le pareti di questa cappella con queste reliquie. Pagina 253. Ai tempi del principe Fabrizio nella villa non vi era cappella. Tutta la famiglia si recava in chiesa nei giorni di festa ed anche padre Pirrone, per celebrare la propria messa, doveva ogni mattina fare un pezzo di strada. Dopo la morte di Don Fabrizio, la villa divenne esclusiva proprietà delle tre sorelle e quindi pensarono a mettere su il proprio oratorio. Venne scelto un salotto un po' fuori mano che, con le sue mezze colonne di finto marmo incastrate nelle pareti, destava un tenuissimo ricordo di basilica romana. Dal centro del soffitto venne raschiata via una pittura sconvenientemente mitologica. Vi ricordate che all'inizio nel rosario c'erano tutte quelle pitture mitologiche? Quindi quella cosa, quelle cose vengono tolte e si addobbò un altare e tutto era fatto. E gli cominciano a mettere queste reliquie. Ma che succede? Che questo traffico di reliquie comincia a destare dei sospetti nella curia arcivescovile, perché erano arrivate voci incresciose, a pagina 250, in relazione a quella cappella, cioè non certo il rapporto ai meriti delle proprietarie, al loro diritto di adempiere in casa propria i loro doveri religiosi, questi erano argomenti fuori discussione, e neppure si poneva in dubbio la regolarità, la continuità del culto, cose che erano quasi perfette se si volesse trascurare una soverchia riluttanza, del resto comprensibile, delle signorine Salina a far partecipare riti sacri persone estranee alla loro più intima cerchia familiare. Cos'è che sospettavano? Che queste reliquie fossero false, perché venivano praticamente contrabbandate da una signora e loro erano talmente, soprattutto le altre due, erano talmente ingenue che facevano dei sogni su queste reliquie, lo dicevano a questa signora e questa signora riusciva a trovare quelle reliquie. Quindi che cosa accade? Che c'erano due cose particolari. Da un lato queste reliquie, che erano praticamente tutte false, ma loro non lo sapevano e le continuavano a pagare. Dall'altro c'era un quadro che a loro piaceva tantissimo, un quadro della Madonna, e che rappresentava una giovinetta esile, assai piacente, gli occhi rivolti al cielo, i molli capelli bruni sparsi in grazioso disordine sulle spalle seminude. Nella destra essa stringeva una lettera spiegazzata. Praticamente in questa cappella loro avevano tolto le cose mitologiche, però hanno messo queste reliquie false e questo qua, non avevano messo Gesù bambini, Marie, simboli appunto che comunque cattolici, hanno messo questo quadro. Ma questo quadro in realtà era un quadro profano. Di questo si accorge il Monsignore quando va a visitare la cappella, che dice al loro padre di casa, questo padre Titta, e così lei, padre Titta, ha avuto il fegato di celebrare per anni il santo sacrificio dinanzi al quadro di quella ragazza che ha ricevuto l'appuntamento e aspetta l'innamorato. Non venga a dirmi che anche lei credeva che fosse un'immagine sacra. E lui lo sapeva, Monsignore, sono colpevole, lo so, ma non è facile affrontare le signorine Salina, la signorina Carolina, lei questo non può saperlo. E Monsignore rabbrividì al ricordo. Figliolo, hai toccato la piaga col dito e questo sarà preso in considerazione. Quindi queste tre sorelle, che erano rimaste zitelle, e che in questo senso si erano incattivite, perché? Perché non si erano sposate, ma non erano libere, erano comunque prigioniere di quel ruolo. Non si potevano sporcare, dovevano, cioè questa, come dire, questo puritanesimo in realtà le rendeva difficilissime di carattere, quindi non era facile per il prete affrontare le signorine Salina, anche se le confessava, anche se era il loro padre spirituale, ma non ci si poteva parlare. E che cosa succede? Che quella più arguta di tutte è appunto Concetta. Si rende conto che, quando lo dice, che ne sono rimasti solo, non mi ricordo, ah ecco, andiamo direttamente, cioè saltiamo a cosa gli dicono delle reliquie. Pagina 267. Praticamente arriva questo allievo della scuola di paleografia vaticana, che era piemontese, e comincia, si mette lì e comincia a verificare l'autenticità di tutte queste reliquie. E dopo aver passato delle ore lì,
va da loro e dice: sono lieto di dire che ho trovato 5 reliquie perfettamente autentiche e degne di essere oggetto di devozione, ma su 2 pareti piene. Quindi loro avevano scialacquato un sacco di soldi per delle cose che in realtà non erano delle vere reliquie. Le altre sono lì, disse mostrando il cestino. E allora gli viene risposto: e di quel che c'è nel cestino cosa dobbiamo fare? Assolutamente quello che vogliono, signorine, conservarle o buttarle nell'immondizia. Non hanno valore alcuno. E poi lui torna indietro e gli dice: vabbè, però se volete le cornicette conservatele, perché quelle sono belle. Questa è un'altra cosa tristissima, appunto. Ma la cosa interessante, le parti interessanti sono due, sono quelle che riguardano Concetta. Quindi questa è la parte sempre ironica e che fa anche capire come sono finiti male questi Salina, nel senso che Concetta a un certo punto è l'unica che se ne rende conto, che dice: almeno avevamo conservato un alone, cioè, come dire, almeno non ci ridevano dietro, adesso ci rideranno anche dietro, perché questa storia delle reliquie la sapranno tutti, quindi siamo proprio finiti. Ma la cosa interessante ha a che fare con quello che vi dicevo all'inizio, quando vi ho raccontato la storia di Tancredi e di quella boutade che fa quella sera quando incontra Angelica, quella cosa che fa alterare Caterina. Pagina 256. Era una di quelle stanze, parla di Carolina, cosa fanno a quel punto Carolina, Caterina, Concetta, la stanza di Concetta. Era una di quelle stanze, sono numerose a tal punto che si potrebbe essere tentati di dire che lo sono tutte, che hanno due volti. Uno, quello mascherato, che mostrano il visitatore ignaro. L'altro, quello nudo, che si rivela soltanto a chi sia al corrente delle cose, al loro padrone anzitutto, cui si palesano nella propria squallida essenza. Di cosa sta parlando? Non parla solo delle stanze, parla anche delle persone. Cioè, di nuovo quel discorso della crosta. La crosta è quella parte, è quella maschera di cui parlava anche Pirandello, ma ne parlava in un modo diverso rispetto a come ne parla lui. Anche perché per lui quell'essenza invece, che è squallida ma che è la parte reale, esiste veramente. E quindi è come se dicesse che tutti hanno due volti, cioè un volto mascherato che mostrano agli altri e l'altro, quello nudo, che si rivela soltanto a chi sia al corrente delle cose, al loro padrone, a se stessi innanzitutto, cui si palesano nella propria squallida essenza. E inizia a descrivere la stanza di Concetta, anche questa è una descrizione mirabile. La cosa interessante è che qui c'è un altro flash forward di quelli che fa lui, cioè a un certo punto dice: c'è tutto questo mobilio, c'è scrivania, tavolo centrale, tutto il mobilio di un brioso stile maggiolino di esecuzione paesana, con figure di cacciatori, di cani, selvaggina, arredamento questo che Concetta stessa stimava antiquato e persino di pessimo gusto. E che, venduto all'asta che seguì la morte di lei, quindi sta già dicendo che è morta, che è passata del tempo, cioè lui è proprio oltre, cioè ti dà l'idea di star raccontando qualcosa che è passato e ti fa sentire proprio l'ironia cioè rispetto al fatto che queste persone non ci sono più. Forma oggi l'orgoglio di uno spedizioniere dovizio quando la sua signora offre un cocktail alle amiche invidiose. C'erano solo due cose in questa stanza che potevano forse apparire inconsuete. Nell'angolo opposto al letto, un torreggiare di 4 enormi casse di legno dipinte in verde, ciascuna con un grosso lucchetto, e davanti ad esse, per terra, un mucchietto di pelliccia malandata. Cosa sono queste casse? Queste casse erano, perché per Concetta quella stanza era un inferno di memorie mummificate. Quelle casse contenevano il corredo di Concetta. Il corredo era la speranza di sposarsi, cioè la speranza di liberarsi. Invano confezionato 50 anni fa. Quei chiavistelli non si aprivano mai per timore che saltassero fuori demoni incongrui e sotto l'ubiquitaria umidità palermitana la roba ingialliva, si disfaceva, inutile per sempre per chiunque. Anche questo vi dà l'idea proprio, cioè come se fosse un film, vi darebbe l'idea di come le cose si ingialliscono nel corso del tempo, cioè di un processo accelerato, te lo fa vedere questo processo, un processo di cui noi non ci accorgiamo, che è simile al processo dei granellini di sabbia che scendono. E quindi le cose ingialliscono, si disfanno, inutili per sempre per chiunque.
I ritratti erano quelli di morti non più amati, le fotografie quelle di amici che in vita avevano inferto ferite e che perciò soltanto non erano dimenticati in morte. Gli acquerelli mostravano case e luoghi in maggior parte venduti, anzi malamente barattati, da nipoti sciuponi. I santi al muro erano come fantasmi che si temono, ma cui in fondo non si crede più. Se si fosse ben guardato nel mucchietto di pelliccia tarlata, si sarebbero viste due orecchie erette, un muso di legno nero, due attoniti occhi di vetro giallo. Era Bendicò, da 45 anni morto, da 45 anni imbalsamato, nido di ragnatele e di tarme, abborrito dalle persone di servizio che da decenni ne chiedevano l'abbandono all'immondezzaio. Quindi quel mucchietto di polvere è Bendicò, quindi questo cane adorato che viene imbalsamato e viene tenuto 45 anni lì e si sta disfacendo. Ma Concetta vi si opponeva sempre. Essa teneva a non distaccarsi dal solo ricordo del suo passato che non le destasse sensazioni penose. Quindi dopo quella sera, dopo quella cena a Donna Fugata in cui la sua vita cambia, ha proprio una svolta, tutto quello che vive dopo e quindi tutto quello che man mano diventa passato le desta sensazioni penose. E però succede qualcosa di diverso, succede che arriva Angelica. Anche Angelica è invecchiata nel frattempo, ha avuto una vita molto diversa da quella di Concetta, però continuano a vedersi spessissimo, non si vedono da 5 giorni, quando c'è appunto questo, ci sono queste ultime pagine del romanzo, ed è come se non si vedessero da tantissimo tempo. Quindi al di là di tutto, al di là dell'odio che Concetta provava per lei e della consapevolezza di Angelica di avergli rubato il suo amore, però continuano a frequentarsi per tutta la vita spessissimo. E allora Angelica, pagina 258, saliva gli ultimi gradini della scalinata esterna, soffriva di vene varicose. Ve ne immaginate questa ragazza? Cioè noi l'abbiamo lasciato che era questa sedicenne che ballava leggiadra con il principe e soffre di vene varicose. E qui c'è anche, cioè è proprio un continuo irridere la vecchiaia, il tempo che passa, e le sue gambe, che sempre erano state un pochino troppo corte, la sostenevano male e veniva su appoggiata al braccio del proprio servitore. E qui il cui lungo pastrano nero spazzava salendo gli scalini. Dall'ultima visita, sì, erano passati solo 5 giorni. E inizio di pagina 259, in Angelica, che era vicina ai 70 anni, si scorgevano ancora molti ricordi di bellezza. La malattia, qui un altro passaggio, un altro flash forward. La malattia che 3 anni dopo l'avrebbe trasformata in una larva miseranda, questo sempre questa commistione tra registri linguistici, era già in atto, ma se ne stava acquattata nelle profondità del suo sangue. E quindi noi stiamo vedendo questa donna che ha 70 anni, che le viene varicose ma è ancora bella, dentro la quale però c'è un veleno, c'è questa malattia nel suo sangue che se ne sta acquattata. Quindi vediamo questa persona che non è consapevole di quello che sta succedendo dentro di lei, anche a livello organico, che ovviamente è contraltare di quello che succede dentro di lei di cui non si rende conto a livello proprio spirituale, diciamo. E che però si sta facendo strada e che solo 3 anni dopo l'avrebbe portata a diventare una larva miseranda. Tancredi è morto 3 anni prima. E adesso c'è il cinquantenario dei 1000. Quindi sono passati 50 anni dall'inizio del romanzo, perché inizia nel 1860 e siamo al maggio del 1910, e lei fa parte del comitato d'onore. Quindi Angelica, mentre Concetta è sempre rimasta a casa a Villa Salina, ha avuto a che fare con queste due sorelle, le reliquie, eccetera, eccetera, Angelica ha fatto molta vita mondana e viene chiamata a far parte di questo comitato d'onore. E le ha riservato un posto, ne aveva uno solo, quindi per le altre due sorelle, Caterina e Carolina, non ha posti, ma a lei dà questo posto. E cerca di convincerla a partecipare a questa commemorazione, a cui tra l'altro ci sarà un nipote, Fabrizio, che sfilerà con un bel cartello con tanto di Salina a lettere di scatola.
Questi 40 anni, alla fine pagina 259, quindi Angelica cerca di convincerla e dice, parlava molto e parlava bene, 40 anni di vita in comune con Tancredi, coabitazione tempestosa e interrotta ma lunga sufficienza, avevano cancellato da tempo fin le ultime tracce dell'accento e delle maniere di donna fugata. E lei addirittura aveva sviluppato anche un'avversione per questo palazzo di donna fugata, che era inspiegabile per tutti quelli che in realtà non sapevano da dove veniva lei, quindi dalla condizione da cui lei era partita, dalle ragioni per cui poteva avercela, per quale poteva avere l'avversione per il palazzo. E la sensazione che c'è, perché a un certo punto lei gli dice, guarda, fra poco verrà qui il senatore Tassoni, che è un grande amico di Tancredi, insomma ti vuole parlare, e quindi a un certo punto al nome di Tassoni lei si ricorda di quando conobbe questo Tassoni, e quando lo conobbe? Quella sera. Pagina 260, la grande tavola bianca circondata da tutti quei morti, questa è una scena che si vede, che si è vista in alcuni film, non mi viene in mente però questa scena di avere intorno tutti questi morti, quindi di immaginare. Ora non mi ricordo, non mi viene in mente una in particolare, però è qualcosa che accade soprattutto che a livello proprio di cinematografia viene fatto vedere, cioè una grande tavola bianca tipo Titanic. Se avete visto Titanic, quando lei è vecchia e si rivede, si rimmagina in mezzo a tutte le persone che sono morte, quindi come se quella condizione di quando era giovane si rivivesse ancora, è un po' la stessa cosa, però mi ricordo proprio una scena simile in qualche altro film. Tancredi vicino a lei, scomparso adesso anche egli, come del resto essa stessa di fatto era morta. Il racconto brutale, il riso isterico di Angelica quando gli racconta quella storia, le proprie non meno isteriche lacrime, era stata la svolta della sua vita quella. La strada imboccata allora l'aveva condotta fin qui, fino a questo deserto, che non era neppure abitato dall'amore, estinto e dal rancore, spento. Quindi rivede questa scena e è quello di cui si rende conto, perché a un certo punto incontra questo Tassoni che gli parla proprio di quella sera, pagina 262, e gli dice qualcosa che Angelica, che Concetta non si aspetta e che la costringe a rivedere tutta la sua vita. Gli dice, molte cose, cosa gli diceva Tancredi? Parlava di lei quasi quanto parlasse di donna Angelica. Questo era per lui l'amore. Lei invece era l'immagine dell'adolescenza soave, di quell'adolescenza che per noi soldati passa tanto in fretta. Quindi quando stavano in trincea, Tancredi parlava spesso di Concetta, mentre lei si era convinta di essere stata semplicemente usata, di essere stata scartata. E di più, sempre a metà di pagina 262 gli dice, si figuri che ci raccontò come una sera, durante un pranzo a donna fugata, si fosse permesso di inventare una frottola e di raccontarla a lei. Una frottola guerresca in relazione ai combattimenti di Palermo, nella quale figuravo anche io, e come lei lo avesse creduto e si fosse offesa, perché il fatterello narrato era un po' audace, secondo l'opinione di 50 anni fa. Lei lo aveva rimproverato, era tanto cara, diceva, mentre mi fissava con i suoi occhi incolleriti e mentre le labbra si gonfiavano graziosamente per l'ira, come quelle di un cucciolo. Era tanto cara che se non mi fossi trattenuto l'avrei abbracciata lì davanti a 20 persone ed è il mio terribile zione. Lei, signorina, lo avrà dimenticato. Ma che dimenticato? Se l'è ricordato per tutta la vita, ma ci ha creduto per tutta la vita. Per tutta la vita era convinta che fosse una storia vera. Per tutta la vita è rimasta offesa da quella storia, è rimasta attaccata a quella vicenda. Ma Tancredi se ne ricordava bene. Tanta delicatezza vi era nel suo cuore quando lei era convinta invece che lui fosse semplicemente uno spavaldo. Se ne ricordava anche perché il misfatto lo aveva commesso proprio il giorno nel quale aveva incontrato donna Angelica per la prima volta. Fine di pagina 263. Se le cose erano come Tassoni aveva detto, le lunghe ore passate in saporosa degustazione di odio dinanzi al ritratto del padre. Perché lei aveva sviluppato quest'odio verso il padre, benché fosse l'unica figlia tra i figli a essere simile a lui, a essere la vera Salina. L'aver celato qualsiasi fotografia di Tancredi per non essere costretta a odiare anche lui, erano state delle balordaggini, peggio, delle ingiustizie crudeli, e soffrì quando le tornò in mente l'accento caloroso
l'accento supplichevole di Tancredi, mentre pregava lo zio di lasciarlo entrare nel convento, perché appunto in questo convento potevano entrare solo il principe di Salina e il re, e Tancredi non poteva entrare. Erano state parole di amore verso di lei quelle, parole non comprese, poste in fuga dall'orgoglio. E chi altro era orgoglioso lì? Il principe di Salina. E che di fronte alla sua asprezza si erano ritirati con la coda fra le gambe come cuccioli percossi. Dal fondo atemporale dell'essere, un dolore nero salì a macchiarla tutta dinanzi a quella rivelazione della verità. 50 anni buttati. Cioè lei si è bloccata in quella sera, non è riuscita ad andare avanti, è rimasta dentro quella cosa che è diventato un trauma, quando in realtà la verità era tutta diversa. Ma poi era la verità questa. In nessun luogo, quanto in Sicilia, cioè qui c'è, dopo che ha portato questo climax così, poi a un certo punto sembra che quasi cambi. In nessun luogo, quanto in Sicilia, la verità ha vita breve. Il fatto è avvenuto da 5 minuti e di già il suo nocciolo genuino è scomparso. Camuffato, abbellito, sfigurato, oppresso, annientato dalla fantasia e dagli interessi, il pudore, la paura, la generosità, il magnanimo, l'opportunismo, la carità, tutte le passioni, le buone quanto le cattive, si precipitano sul fatto e lo fanno a brani. In breve è scomparso. La verità non c'era più, la sua precarietà era stata sostituita dall'irrefutabilità della pena. Qui si insinua poi anche, cioè quando questa cosa ritorna ad Angelica, e tra l'altro qui si scopre che Tassoni aveva avuto una breve relazione galante con Angelica 30 anni prima, lei gli dice, che cosa gli si è andato a dire? Essa era pazzamente innamorata di Tancredi, ma lui non aveva mai badato a lei, perché anche lei a quel punto dovrebbe rivedere tutta la storia dei suoi 50 anni, cioè ha avuto una relazione tempestosa con quest'uomo, si sono traditi, però l'idea che lui comunque nutrisse un affetto per Concetta non lo poteva soffrire, anche lei avrebbe dovuto rivedere tutto. E così una nuova palata di terra venne a cadere sul tumulo della verità. Cioè, come se non c'è verso, non si riesce, alla fine emerge sempre, cioè cerca sempre di essere nascosta. Allora, qua di nuovo le reliquie. Cosa succede? Siamo proprio all'ultimo paragrafo, pagina 268, come finisce il libro? Che di nuovo tutti gli inframmezzi delle reliquie, perché quando si sta insistendo troppo su un punto, come vedete ci sono tanti di quegli ingredienti in questo romanzo, cioè veramente di tutto. Lui stava già pensando a un altro romanzo che si chiamava I gattini ciechi, stava già pensando a un'opera successiva, poi è morto nel giro di pochi mesi, perché lui scopre di avere un tumore ad aprile e muore a ottobre. Alleluia. Come il principe, guarda caso. Muore nel giro di pochi mesi. A ottobre poi c'è la pubblicazione l'anno dopo del romanzo. Quindi muore nel giro. Come alla fine, sì. Se riflette uno e riflette l'altro, muoiono tutte e due nello stesso mese. Lui stava già pensando a un altro romanzo, appunto. Questo come finisce? Concetta si ritira. Quindi, dicevo, quando lui arriva, quando, come dire, mescolando tutti questi ingredienti, lui si sbilancia verso uno di questi, quindi fa emozionare troppo il lettore, oppure gli fa fare troppe riflessioni politiche, o gli parla troppo di paesaggio. Non è per esempio come i romanzieri russi, che a volte partono per 100 pagine con le descrizioni di paesaggio, delle agricolture, cioè che oggi non potrebbero più essere pubblicati romanzi del genere. Qui è già una mentalità molto più moderna, cioè quando io sto insistendo troppo su una cosa, cambio. Quindi c'è quindi dopo che c'è questo momento in cui c'è la rivelazione della verità, si ritorna a parlare delle reliquie. Noi ne abbiamo parlato prima, però in realtà nel romanzo queste cose vengono continuamente mescolate. È un'impostazione molto molto moderna in questo senso. Per questo che anche se parla dell'Ottocento non è un romanzo ottocentesco affatto, è proprio un romanzo del Novecento, della metà del Novecento, neanche di inizio Novecento. Pagina 268. Concetta si ritirò nella sua stanza. Qua si sta per spegnere. Speriamo che regga 10 minuti. Non provava assolutamente alcuna sensazione. Le sembrava di vivere in un mondo noto, ma estraneo, che avesse già ceduto tutti gli impulsi che poteva dare e che consistesse ormai di pure forme.
Il ritratto del padre non era che alcuni centimetri quadrati di tela, le casse verdi, alcuni metri cubi di legno. Dopo un po' le portarono una lettera. La busta era listata a nero con una grossa corona in rilievo. «Carissima Concetta, ho saputo della visita di Sua Eminenza e sono lieta che alcune reliquie si siano potute salvare. Spero di ottenere che Monsignor Vicario venga a celebrare la prima messa nella cappella riconsacrata. Il senatore Tassoni parte domani e si raccomanda il tuo bon souvenir. Io verrò presto a vederti e intanto ti abbraccio con affetto, insieme a Carolina e Caterina. Tua Angelica». Continuò a non sentire niente. Il vuoto interiore era completo. Soltanto dal mucchietto di pelliccia esalava una nebbia di malessere. Questa era la pena di oggi. Financo il povero Bendicò insinuava ricordi amari. L'unica cosa che non gli, del passato che non gli dava ricordi amari, adesso gli ridava anche lui. Suonò il campanello. «Annetta», disse, «questo cane è diventato veramente troppo tarlato e polveroso. Portatelo via, buttatelo». Questo è proprio la conclusione, è proprio depressione pura. Mentre la carcassa veniva trascinata via, gli occhi di vetro la fissarono con l'umile rimprovero delle cose che si scartano, che si vogliono annullare. Pochi minuti dopo, quel che rimaneva di Bendicò venne buttato in un angolo del cortile che l'immondezzaio visitava ogni giorno. Durante il volo giù dalla finestra, la sua forma si ricompose un istante. Si sarebbe potuto vedere danzare nell'aria un quadrupede dai lunghi baffi e l'anteriore destro alzato sembrava imprecare. Poi tutto trovò pace in un mucchietto di polvere livida. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Non succede questo. Non cambia, può non cambiare per una manciata d'anni, ma in realtà cambia in continuazione. Facciamo un attimo il cambio. Sì, anche se abbiamo praticamente finito. Ah, sono tutto mezzo aprile. Sì, sì. Ce l'hai sotto controllo? Sì, sì. Ok, vai a sentire un attimo se hai ripreso il contatto, perché a volte sennò poi... Si sente? Ok. Quindi così finisce il Gattopardo. Dopo tutto questo viaggio che abbiamo fatto insieme oggi, finisce così. Finisce in un mucchietto di polvere livida. È così che finiscono loro. Il monito è che così non finiamo noi. La fine del principe di Concetta è diversa, perché diversi erano loro. Erano due Salina, ma erano due persone diverse. Perché avevano avuto due vite diverse, perché hanno avuto due rivelazioni diverse alla fine. In questo senso Concetta è anche più sfortunata del principe. Il principe alla fine va incontro alla morte quasi come un sollievo. Concetta no, è avvolta da questi ricordi del passato che sono dolorosi e più capisce la verità, più dolore prova, perché prova anche un senso di colpa che prima non aveva, perché prima pensava di essere vittima, ora si sente anche colpevole. Quindi non è un libro felicissimo da questo punto di vista. Tutta quell'ironia che abbiamo visto nel corso del libro serviva anche ad alleggerire questo explicit, cioè questa fine così, come dire, malinconica. Però serve perché non è di quei libri che ti danno poi lo stimolo del faccio, posso fare tutto, che però si esauriscono in poco tempo, ma ti danno un senso di finitezza che è in realtà un carburante molto più a lungo termine. Cioè se fosse finito in modo positivo, come in realtà finiscono pochissimi romanzi di questo tipo, però se fosse finito in modo positivo ti avrebbe dato quella soddisfazione immediata del posso farcela. Qui ti dà un senso intanto dei tuoi limiti in quanto essere umano, delle tue identificazioni, quindi della tua crosta, di come il potere si insinua a livello politico, di quanto sia difficile avere dei poteri buoni, e però allo stesso tempo ti fa vedere perché si conclude con Concetta, che non ha senso rimanere nei traumi,
Cioè, Concetta vive per 50 anni in un trauma, nella convinzione di essere stata una vittima. Poi si rende conto che non era vero. Perché? Perché quell'effetto ecclesiaste la blocca. Concetta non fa più niente. E di nuovo questo bloccarsi nel fare, questo non agire. Cioè, in realtà, se lei avesse utilizzato quello che è successo quella sera come motore e si fosse slegata dal Gattopardo, probabilmente la sua vita sarebbe stata molto più felice di quella di Angelica, perché sarebbe stata molto più libera. Ma lei è la più gattopardiana, cioè la più legata ai Salina, gattopardiana nel senso più legata a quel ruolo. Anche lei non riesce ad agire e in questo senso è anche molto meno libera del principe di Salina. Quindi rimane lì, rimane a proteggere la sua prigione. Cioè in realtà lei, mentre gli altri fratelli vanno via o muoiono, ma muoiono per esempio nel caso di Francesco Paolo perché seguono le proprie passioni, lui aveva, a un certo punto si dice, amava più i cavalli che le persone, la sua famiglia, mentre una delle sorelle si sposa e va via, in realtà lei rimane inchiodata a quella casa in cui ha sempre vissuto. A un certo punto, perché lei ha avuto un corteggiatore, tra l'altro nel libro non l'abbiamo affrontato perché ovviamente alcuni personaggi minori non avevamo il tempo di affrontarli, lei ha questo corteggiatore, Brianzolo, e lo rifiuta. E Tancredi gli dice, perché questo la vorrebbe sposare, e gli dice, ma lei non è mai uscita di qui. Lei non esce mai da lì. Lei rimane completamente prigioniera di quella crosta. È talmente spessa la sua crosta, cioè quello che separa la sua essenza dal mondo esterno, che lei preferisce morire lì dentro, quindi è lei stessa quel mucchietto di polvere livida. Per quello quando vede tutti intorno alla tavola, tutti questi morti, dice, ma in fondo era morta pure lei, lo era già, perché si era circondata solo di ciò che era morto, non faceva niente per esprimere la vita, non aveva quella forza vitale, non la metteva in gioco. In questo senso è la più siciliana di tutti, se il siciliano è quello che ci ha raccontato il principe di Salina. Per cui non finisce bene nel senso classico, non vi dà quella cosa di si può fare tutto, ma proprio perché vi vuole dare lo stimolo per non finire così. Cioè quando si finisce così è perché si è sbagliato prima. Cioè quando si finisce così a rendersi conto che tutto quello che ci circonda è solo morte, è tutto morto e quindi siamo morti ancora prima di morire, è perché abbiamo sbagliato qualcosa prima. Perché ci siamo fatti, perché siamo degenerati anche noi. Cioè da un lato non si possono forzare le cose, da un lato il principe di Salina cerca di accelerare il cambiamento, quindi certi cambiamenti non si possono trattenere, certe cose devono succedere. Dall'altro non si può neanche rimanere chiusi in queste prigioni, che sono prigioni che abbiamo tutti, che abbiamo in modo diverso. Loro erano le prigioni dell'Ottocento, dei nobili siciliani dell'Ottocento, ciascuno ne ha altre. Però sono delle prigioni che fanno morire in questo modo. E per questo è un romanzo appunto molto shakespeariano in un certo senso. Perché ci ricorda della morte. Ma non nel senso decadente, non nel senso romantico, perché non è neanche un romanzo romantico. Anzi, è un romanzo che ha tratti molto illuministi. Tutto il discorso che si fa sull'astronomia, sulla ragione, sono discorsi assolutamente illuministi, non sono romantici. Ma è un romanzo che parla della morte per parlare di come vivere la vita e quindi vuole darti una spinta. Non è un libro di formazione, non è un romanzo di formazione come il Werther, per esempio, che appunto lui leggeva mentre scriveva, ma non è il Werther. E quindi non è un romanzo che ti dice come diventa un essere umano adulto, ben strutturato, ma è un romanzo che ti dice non puoi morire così pure tu. Sono delle cose che volete dire? Io ho una curiosità rispetto al discorso del film. Hai idea di perché Visconti abbia scelto i film finali in quel modo diverso dal titolo? Qualche notizia riguardo? Allora, io il film l'ho rivisto pochi giorni fa. Era il 68, cioè secondo me non... Visconti quanto era meticoloso, quanto era pignolo, che addirittura faceva mettere vestiti. Sì, lui era proprio sotto l'intimo d'epoca, la gente. Quindi volevo dire, c'era un senso. Secondo me lui l'ha visto come romanzo patriarcale e ha visto anche
dal punto di vista estetico cosa poteva venire fuori. Secondo me tante cose da questo punto di vista non le ha proprio viste. Cioè lui voleva fare un bel film e ha fatto un bel film. Però se leggi il libro è completamente diverso. Le vicende sono le stesse, tra l'altro è molto fedele nel seguire come avvengono le cose, a parte ovviamente un paio di cambiamenti funzionali, la struttura del film, ma è abbastanza fedele. Però alla luce della lettura del libro certe cose proprio non traspaiono, cioè rimane a un livello molto più superficiale. Quindi il principe di Salina lì ti sembra uno stereotipo. Qui il principe di Salina non è lo stereotipo, tu distingui lo stereotipo, cioè il gigante che signoreggia, dalla persona vera, che non riesce mai a parlare perché ha questo filtro che lo separa dall'esterno. Io non so quanto il cinema riesca a passare questa cosa. Se riesce a passare questa cosa è perché si concentra solo su questa cosa, ma una complessità così, in così poche pagine, è molto difficile da passare nel cinema, perché questa è una lettura che tu fai a livello individuale. Ovviamente quello che abbiamo fatto insieme è una lettura insieme, una lettura verticale del libro, cioè un certo tipo di lettura del libro, ma l'esperienza che potete fare individualmente è ancora diversa. È per questo che non si legge velocemente, perché ci devi entrare dentro, perché ti deve provocare delle cose dentro, altrimenti non serve. Questa cosa con il cinema secondo me non si restituisce completamente, o perlomeno non in quel film. Il finale è cambiato talmente, sì. Cioè, il senso poi anche, no? Sì, l'idea di non far morire neanche il principe di Salina forse è stata anche meglio, perché probabilmente lì si rischiava l'effetto consolatorio, il prete vicino, lui che muore, e quindi forse anche meglio interromperlo lì piuttosto. Però ci sono dei film che danno anche un'idea diversa. Secondo me lui ha fatto una cosa bella, che però è solo un livello superficiale, secondo me, del libro. Sì, cioè la storia è quella lì, gli ambienti sono quelli. Ha fatto la sua. Sì, ma tutte queste considerazioni non ci sono. In altri film c'è qualcosa del genere. Per quanto riguarda la Sicilia, secondo me uno dei film che racconta meglio la Sicilia è Bahia di Tornatore, che è sono tipo 3 ore di film. E c'è una versione in italiano con sottotitoli e una versione in siciliano, quindi tutto recitato in siciliano. È un film lunghissimo che dà un'idea di complessità della Sicilia anche attraverso perché parla molto della Seconda Guerra Mondiale, anche attraverso i tempi, che è molto molto bella anche a livello di fotografia, di colori, ma è fatta in questo senso da una persona che ha quella sensazione proprio di Sicilia, che probabilmente Visconti non aveva, non così profondamente. Quindi non si può dire che non sia un bel film, però sicuramente alla luce della lettura del libro è proprio qualcosa di completamente diverso.